scusate il ritardo, ho avuto qualche davvero un piccolo inconveniente tecnico, un piccolo qui proprio sulla natura del computer, niente, motivo in più per non aggiungere una parola e dare direttamente la parola a Massarenti per introdurre il discorso, l'incontro di stasera, che coordina, conduce la discussione, quindi un ringraziamento a Massarenti e a Naldo Benigni e Mario De Caro che hanno accettato di partecipare a questo incontro. Prego Massarenti. Grazie, grazie dell'invito. Ecco, naturalmente diceva molto bene la natura del computer, ecco, la natura di questo computer è che contiene già tutto l'evento di questa sera, cioè noi adesso proietteremo semplicemente. Si sente? Prova? Adesso? Ci sono degli inconvenienti tecnici, però in realtà il computer che così faticosamente siamo riusciti a recuperare è un computer, è un super computer che contiene la previsione di tutto ciò che avverrà nei minimi dettagli in questa sera. E quindi noi lo trasmetteremo e vedremo, ci saranno anche delle azioni libere, tipo io a un certo punto deciderò se dare la parola al professor Benini oppure al professor De Caro, loro faranno delle scelte, diranno delle cose, ma tutto il resto è già stato previsto da questo computer. Prima ne avevamo un altro che purtroppo era un Macintosh e non aveva questa capacità di previsione e soprattutto non aveva previsto che la presa era diversa, quella che era presente qui era di un tipo diverso, quindi non aveva potuto esercitare, almeno non abbiamo potuto metterlo da prova. Invece abbiamo questo qui che credo che ci darà soddisfazione. Ecco, ma scusate, la metto in tono scherzoso, in realtà questa sera parliamo della libertà, ma quando parliamo della libertà, uno dei paradossi che la filosofia ci ha sempre messo davanti è proprio di questo tipo, cioè se noi immaginiamo non un supercomputer, ma un superessere, oppure se traduciamo questa idea di un superessere che conosce tutte le, tutto ciò che noi facciamo, quindi insomma una divinità, no? In qualche cosa di più fisico, di più materiale, come non so, le leggi di natura, ci ritroviamo di fronte a un vero e proprio paradosso che sembrerebbe negare appunto la nostra capacità di agire in maniera libera. Allora, a noi invece sembra proprio di, al di là delle battute, anche perché nessuno ha preso sul serio queste stupidaggini che ho detto all'inizio, giustamente, e quindi ci sembra di essere liberi, insomma, noi siamo assolutamente liberi. E devo dire che io leggendo, io sempre, se posso fare una piccola parentesi personale, studio cose filosofiche da tantissimo tempo, ma devo dire che ho sempre sottovalutato questo problema, questo paradosso del libero arbitrio cosiddetto. Perché pensavo che fosse una cosa tutto sommato abbastanza scontata, nel senso che alcuni pensatori che mi sembravano i paladini appunto della libertà, della definizione e anche della difesa delle libertà civili, per esempio, della nostra capacità di agire liberamente, tutto sommato lo mettessero da parte e si occupassero semplicemente di tutti i risvolti invece morali che la cosa comporta e comunque rivendicassero la libertà in un senso appunto tutto legato alle questioni filosofico-politiche o morali. Penso a John Stuart Mill, per esempio, leggendo, tutto sommato leggendo On Liberty, non è che emerga molto questo problema del libero arbitrio, anzi si dà per scontato che il problema è tutto politico, anche se poi si fa riferimento anche alle leggi della fisica, alle leggi di natura, alla scienza, c'è cioè una grande riflessione sulla scienza. E in effetti se noi guardiamo, però anche se noi ci limitiamo alla questione etico-politica, non è che il paradosso scompaia del tutto, perché anzi se noi guardiamo un bel pezzo di storia delle idee del Novecento, vediamo che in fondo la discussione è proprio quella, cioè il riemergere è abbastanza lento rispetto alle ideologie totalizzanti del liberalismo, con autori molto importanti, peraltro spesso filosofi della scienza come Karl Popper per esempio, oppure storici delle idee di grande livello come Isaiah Berlin, si affrontavano proprio questo problema, cioè il fatto che ci sono delle società, no? L'idea stessa di società era pensata in maniera utopica e si pensava ad una società perfetta
si pensi in termini o di, diciamo, utopie positive che si cercava di realizzare, come è il comunismo, oppure in progetti assolutamente malefici, ma comunque probabilmente ispirati ad un'idea di gerarchia, di perfezione. Allora, all'interno proprio di queste visioni della società si pone lo stesso problema, cioè se c'è qualche cosa, c'è una sorta di ingegneria sociale che fa sì che noi possiamo essere in qualche modo manovrati da, in questo caso, dalla classe politica o dalle leggi della storia, no? Come nel caso del marxismo, è chiaro che la nostra libertà subisce qualche danno, e anzi facciamo anche fatica a credere che possa esistere. Quindi, appunto, anche se noi rimaniamo all'interno dell'ambito delle scienze sociali e della filosofia etica, della filosofia morale, dell'etica e della filosofia politica, il problema si pone e si arriva poi a dover definire la libertà, perché a volte la libertà è definita in maniera paradossale, come fosse un po' nella neolingua di Orwell, nel senso che per esempio le ideologie a cui accennavo prima spesso parlano della vera libertà, che andrebbe opposta alla libertà finta, quella della borghese, quella dei diritti civili, che si sarebbe rivelata come una grande ipocrisia. E quindi, appunto, paradossalmente diventa però la libertà vera, quella che avrebbe la maggiore sostanza, a diventare invece quella più pericolosa per le libertà a cui noi tutti siamo affezionati. Ma ci sono tanti altri paradossi che sorgono. Questa sera io credo che parleremo soprattutto, anzi sono certo che parleremo soprattutto di questioni che riguardano la scienza, cioè il rapporto, la scienza è il nostro modo di conoscere la realtà, e quindi la nostra capacità di conoscere la realtà, e quanto questa influenza il nostro essere o meno liberi. Dipende poi da quale realtà noi conosciamo. Noi credo ci concentreremo in passato, ricorderete tutti i paradossi, non so, del demone di Laplace, no? Che conoscendo tutti gli istanti, tutte le possibili congiunture della storia, dell'universo, della materia, quindi appunto in questo modo negava il libero arbitrio. Poi però ci sono tanti altri modi più sottili. Quelli che riguardano le scienze oggi sono quelli che possono riguardare anche la fisica, cioè ci sono problemi che riguardano il libero arbitrio proprio in relazione alle leggi fisiche. Noi scopriamo delle leggi fisiche, quindi se sappiamo che la realtà è determinata ed è quelle leggi sono vere, questo potrebbe un po' creare qualche problema. Non si sente niente. Allora è spento, non so, perché io sono un centimetro, non so. Scusate, ma ecco. Ah, beh. No, però si sentisse lo stesso, perché era... No, dicevo appunto che il problema, qualche problema, diciamo, io che non sono stato capace di vedere il microfono. Allora, mi pare che adesso si sente. Allora, dicevo appunto, il problema può sorgere riguardo alle leggi fisiche, questa sera ne parleremo anche, e può riguardare, la cosa riguarda anche appunto la materia, nel senso che il nostro cervello è tutto fatto di materia, può riguardare soprattutto negli ultimi anni, riemerge questo problema, riguardo alle neuroscienze, agli studi sul cervello, la nostra capacità di vedere sempre di più proprio in quella sorta di sacrario, almeno così era considerato, che è la nostra coscienza, cioè appunto ciò che è il depositario della nostra coscienza, cioè la parte materiale della nostra coscienza. Adesso non entro nel merito delle teorie più o meno dualiste tra mente e cervello, no? Eccetera, eccetera, anzi devo dire che la prevalenza da parte degli scienziati e anche da parte dei filosofi è quella ad abbracciare delle forme di materialismo, cioè nel senso perlomeno di negare che se non c'è più la materia ci sia comunque ancora una coscienza, e questo appunto a me dal punto di vista è abbastanza ovvio per tutti. Però il problema filosofico in realtà è più generale, perché io posso pensare a forme di determinismo. Ora, questa nostra serie di incontri riguarda le due culture. Ora, le due culture, sembra sempre che la cultura umanistica sia la depositaria della libertà, delle cose più, comunque delle cose più belle,
e invece quella scientifica sia quella che appunto imponendo visioni riduzionistiche, deterministiche, eccetera, eccetera, noi prendiamo di petto proprio questa cosa qua, cioè come possiamo essere magari riduzionisti o in qualche senso anche deterministi, o fino a che punto lo possiamo essere, o fino a che punto noi agiamo in maniera scientifica, con un'unità scientifica, però non siamo né riduzionisti o né deterministi, e questo è perfettamente possibile nelle scienze biologiche, nelle scienze del cervello e financo per alcune trattazioni rispetto alle scienze fisiche, no? Pensiamo anche per la trattazione della meccanica quantistica. Quindi io farei già cadere immediatamente questo tipo, no, di barriera tra una sorta di umanesimo così un po' all'acqua di rosa che viene spesso sbandierato nei confronti delle scienze. Uno potrebbe dire, le scienze del cervello sono una cosa che potrebbe dare più fastidio di tutte, no, un umanista, nel senso che si va proprio a studiare ciò che l'umanista riteneva fosse assolutamente inviolabile. E che cosa si è studiato negli ultimi anni? Però ecco, innanzitutto faccio una parentesi, però non è che il determinismo, tutte queste parolacce, no, che vengono queste considerate tali, no, nel dibattito, possono riguardino solo le scienze, in realtà riguardano anche per esempio certe visioni della società, lo accennavo prima. Ma riemergono per esempio anche se noi siamo dei relativisti, no? Se noi siamo dei relativisti culturali non facciamo altro che abbracciare un altro tipo di determinismo, quello secondo cui le culture sono come dei bozzoli che sono inviolabili, e quindi se uno vive all'interno di quella cultura non potrà che pensare una certa cosa, fare una certa cosa. E se pensate al dibattito sulle identità oggi è tutto meglio, soprattutto se pensiamo a quelli che sostengono per esempio che esiste un conflitto tra civiltà o che esistono delle identità appunto culturali contrapposte, e questi pensano in termini deterministici, non c'è bisogno di andare a scomodare le scienze per negare in qualche modo il libero arbitrio, la libertà di scelta, perché appunto in queste definizioni dell'identità si finisce appunto per negare quello, si fa magari scientemente, politicamente, e si dà un'immagine della società abbastanza sbagliata, direi, no? Perché poi la verità è che le identità invece cambiano, che i valori sono sempre in movimento, che anche se si ha una certa appartenenza ad un certo stile di vita, una certa credenza religiosa, eccetera, eccetera, si può comunque scegliere di dare maggiore importanza a una cosa piuttosto che l'altra, perché le nostre identità appunto sono multiple. Ma ci sono comunque teorie, il culturalismo, no? L'idea del relativismo culturale aveva un po' questo difetto, quindi essendo esattamente il contrario del determinismo diciamo, globalizzante, tuttavia aveva lo stesso problema, cioè le identità erano inamovibili, quindi la libertà aveva. Quindi insomma il termine di libertà è un termine molto delicato, adesso potremmo parlare a lungo delle varie distinzioni che hanno fatto i filosofi tra libertà positiva, libertà negativa, libertà come non impedimento, libertà come invece affermazione di una certa visione del mondo, a cui a qualcuno, come questa era la classica distinzione di Isaiah Berlin, a qualcuno ha aggiunto, parlo di Philip Pettit, che ha aggiunto un terzo concetto di libertà, due concetti di libertà era il titolo di un classico degli anni 50 di Titorini. Il terzo concetto di libertà è quello di libertà dalla schiavitù, nel senso della libertà romana, insomma, perché lui libero significava appunto non essere schiavo, cioè non avere un padrone che ti impone la propria volontà e che può appunto approfittare della propria potenza. Quindi la parola libertà, insomma, è una parola complicata, a me fa anche piacere che è stata messa così nella sua purezza, però questa sera ne parleremo in maniera più circoscritta, che è appunto quella che accennavo prima, cioè libero arbitrio rispetto a che cosa ne può pensare una certa visione, che cosa può determinare appunto una certa visione della scienza e appunto i paradossi che una certa visione appunto deterministica del mondo o del nostro cervello, ammesso che questa sia realistica, ammesso che questa sia veramente la cosa di cui parlano i neuroscienziati, i neurobiologi,
può comportare. Allora, per affrontare questa faccenda, che è piuttosto complicata, in realtà vediamo subito a cosa serviva questo computer, servirà a farci vedere che cosa fanno innanzitutto le neuroscienze, ed è, anzi, ci tiene molto il professor Arnaldo Benigni a definirsi un neurochirurgo, e ci spiegherà poi bene perché, che cosa questo significa dal punto di vista della sua pratica, che è una pratica anche clinica, e ci mostrerà quello che ormai negli studi del cervello è particolarmente evidente, particolarmente visibile, probabilmente non lo era fino a non moltissimi anni fa, cioè c'è stata una vera rivoluzione nel campo delle neuroscienze, che è quella che, è appunto della, che ha permesso di vedere che cosa succede nel nostro cervello quando noi facciamo una serie di cose, compreso prendere le decisioni libere, fatto, perché c'è tutto un campo, la neuroetica, la neuroeconomia, che fa appunto questo, cerca di capire che cosa succede e che tipo di neuroni si attivano quando noi facciamo delle scelte. E quindi una prima parte appunto ci servirà questo, a illustrare cosa fa un neurochirurgo come Arnaldo Benigni, che insegna all'Università di Zurigo nella sua pratica quotidiana. Poi ci sarà una seconda parte invece proprio più specificamente filosofica. C'è Mario Riccardo che insegna filosofia morale a Roma, che ha scritto proprio un libro, edito dalla Terza, sul libero arbitrio, affrontando tutte le questioni filosofiche rilevanti e attualizzandole anche rispetto appunto alle neuroscienze, alle nuove visioni, alle visioni più aggiornate della scienza. Ecco, quindi a questo punto io do la parola al professor Benigni. Sperando che mi sentite, sperando che il microfono funzioni. Mi sentite qui? Questo è il microfono. Questo forse è quello. Qui bisogna cambiare, oltre che il computer anche il microfono. Esatto. Va bene, speriamo. Mi sentite adesso? Sì. Va bene. Allora, grazie dell'invito, grazie per la presentazione. Il mio compito questa sera è dare un'idea di carattere generale, alla luce di qualche esempio, di come le neuroscienze, o per meglio dire la neurobiologia contemporanea, affronta il problema del libero arbitrio. Ora, voi sapete bene, il libero arbitrio, il problema della libertà, l'uomo quando agisce, è condizionato da qualche cosa o è totalmente libero, non è un problema recente, non è un problema che sia nato con le neuroscienze. L'antichità, non soltanto il pensiero filosofico dell'antichità, ma anche ad esempio le tragedie, tutta la complessità della mitologia greca è basata su questo, il rapporto fra la divinità e l'uomo. L'Antico Testamento, Dio onnipotente, onnisciente, se Dio onnipotente, onnisciente, dov'è la libertà dell'uomo? Sono problemi che ricorrono nella cultura e nella riflessione umana da quando l'uomo è capace di mettere se stesso ad oggetto della propria riflessione. Io ho preso un esempio solo del pensiero antico, che è una frase straordinaria di Lucrezio nel De Rerum Natura. Voi sapete, Lucrezio era un atomista, quindi era rigidamente determinista: tutto quello che avviene, avviene perché è inevitabile, non perché l'uomo sia. Eppure Lucrezio è stato capace di formulare il dilemma di questo problema della libertà umana in termini che non a caso sono stati ripresi tali e quali, lo vedremo alla fine, proprio è una traduzione di questa frase da William James all'inizio del Novecento. Se ogni moto è sempre legato ad altri, quindi il determinismo rigorissimo, ne parlerà De Descartes, il determinismo della natura, e quello nuovo sorge dal moto precedente in ordine certo, cioè se tutto è determinato e fisso, donde ha origine sulla terra per i viventi questo libero arbitrio? Donde proviene codesta volontà in virtù della quale procediamo dove il piacere ci guida? Quando lo decide la mente? In altre parole, è il dilemma di oggi. Una parte delle scienze, le neurobiologie, ci dice, badate, la libertà non esiste. Tutto quello che avviene, avviene perché la materia del cervello, con i propri criteri, che nulla hanno a che fare con la volontà, decide. Ma d'altra parte, dentro di noi, e questo è un dato, secondo me altrettanto forte del dato della ricerca scientifica, noi sentiamo di essere liberi nel momento in cui decidiamo. Non solo, ma può capitare che noi dobbiamo fare qualcosa non perché la scegliamo liberamente, ma perché ne siamo costretti da circostanze diverse. E noi avvertiamo la differenza
di quando facciamo qualcosa liberamente o di quando facciamo una cosa perché ne siamo costretti. Dal punto di vista generale delle neuroscienze contemporanee, questa differenza non esiste. Tutto quello che avviene, avviene perché è rigorosamente inevitabile. Colin Blackmore, che è stato un grande neurofisiologo, soprattutto per la fisiologia della visione, ha scritto un bellissimo libro di storia della neurobiologia. Bene, in questo libro dice, nell'introduzione, nel 1848 sono successe tre cose che hanno determinato il corso dell'umanità dopo di questo, insomma, dopo. Il primo sono state le grandi rivoluzioni liberali nelle capitali europee, Parigi, Madrid, Napoli, Berlino, eccetera. La seconda cosa, Marx ed Engels hanno scritto il manifesto del Partito Comunista con le conseguenze che tutti conosciamo, ma la cosa più importante però è un'altra, è quello che successe a Phineas Gage. Phineas Gage, io non so, probabilmente più o meno tutti conoscerete la storia di Phineas Gage, era un giovane, ne ha parlato allora su questo caso si sono scritte delle biblioteche da quel tempo. Ma insomma adesso se ne parla naturalmente meno. Phineas Gage era un giovane, faccio molto rapidamente perché abbiamo già perso molto tempo, e il quale durante un incidente era la persona migliore, più affabile, più paciosa, più tranquilla, più affidabile che si possa immaginare, una perla di giovane uomo, il quale durante un incidente sul lavoro, per un'esplosione gli penetra una sbarra di metallo lunga più di un metro e un diametro di 6 cm nella base del cranio, lo vedete in questa ricostruzione qui, e gli esce da sopra, la trovano a 40 metri di distanza. Questo sembra che non gli sia successo niente, questo si alza, incita gli altri, lui era il capo squadra, a continuare a lavorare, soltanto più, ecco, questa è una ricostruzione del passaggio di questa sbarra, è incredibile, è passato accanto al nervo ottico, ma questo continuava a vedere tranquillamente, è passato accanto ai centri del linguaggio e sembrava non avesse avuto nessun danno, cammina, va a casa, eccetera. Se non che, guarito dall'infezione, guarito dalle ferite, ritorna a lavorare, ma lo devono licenziare, lo devono mandare via, perché non è più la stessa persona. Dalla persona affidabile, paciosa, tranquilla, disciplinata che era prima, era diventata una specie di ragazzaccio dedito al turpiloquio, assolutamente incapace di concentrazione. Era diventata un'altra persona. Tant'è che si guadagnò poi la vita il povero Phineas Gage andando in giro per tutta l'America del Sud con la sua sbarra e presentandosi come una specie di, come le donne barbute, insomma, in queste, le donne canone, eccetera, nei circhi equestri, e si faceva e così. Questo è conservato, tra l'altro, perché è un caso, è conservato sia la sbarra che il cranio poi di Phineas Gage, che è stato studiato nel museo di medicina della Harvard Medical School a Cambridge, nel Massachusetts. Allora, che cosa significa? Questo rese evidente anche, diciamo, in modo popolare, attraverso la stampa popolare, una cosa di cui le neuroscienze già erano convinte. L'uomo è il suo cervello. Cambia il cervello, cambia l'uomo. Ecco, l'uomo è questo, è il chilo e mezzo di sostanza gelatinosa che si trascina dietro al cranio. Cambiando questo, cambia anche l'uomo. Questo è il cervello dell'uomo. Vedete, è visto in diverse proiezioni, l'importanza del cervello nella vita di ciascuno di noi può essere anche testimoniata da quello che vedete lì, cioè dalla enorme vascolarizzazione, dell'enorme apporto di sangue di cui il cervello ha bisogno. Il cervello da solo, essendo un chilo e mezzo, consuma circa il 25% delle energie che l'uomo ha a disposizione nella giornata, in virtù di questa enorme vascolarizzazione. Allora, le neuroscienze partono e arrivano contemporaneamente alla conclusione. L'uomo è cerebrale, quello che l'uomo è il suo cervello. Questo è il titolo di un libro recente, Homo Cerebralis. Questo che cosa significa? Che le neuroscienze, già alla fine dell'Ottocento, le neuroscienze come noi le conosciamo sono nate all'incirca nel 1850, poi naturalmente oggi con tutte le metodiche di cui vedremo alcuni esempi hanno avuto uno sviluppo straordinario.
Le neuroscienze hanno totalmente materializzato, mettendolo all'interno del cervello, ma non mettendolo all'interno, identificandolo col cervello, quello che la tradizione e la riflessione filosofica chiamava sempre l'io. L'io dell'uomo non è qualche cosa che noi possiamo astrarre dalla materia. L'io dell'uomo è nel cervello. Questo disegno vi dice anche un'altra cosa, che è uno dei messaggi, se ne parlava prima, che le neuroscienze stanno oggi dando all'umanità. Il messaggio è questo, voi vedete questo disegno, all'interno del cervello c'è una specie di omuncolo. L'omuncolo, lo vedremo, non esiste neanche dal punto di vista neurologico, si riesce a identificare una struttura che sovrasta tutta l'attività mentale del cervello, non esiste. Quindi l'omuncolo non c'è, però all'interno del cervello vedete che c'è tutta una realtà di mobili, di case, di gente che si muove. Questo che cosa significa? La tendenza della neurofisiologia, della neurobiologia generale, perché la neurofisiologia è una parte della neurobiologia, le neurobiologie sono un mare enorme di scienze, di ricerche, di attività, alle quali fanno parte anche appunto la neurologia clinica, la neurochirurgia. Io mi interesso di neurofisiologia soprattutto per quel tanto che serve a spiegare poi i deficit neurologici. Il messaggio che esce dal complesso delle ricerche neurofisiologiche, neurobiologiche attuali è che il mondo, la realtà, il mondo nel quale l'uomo vive, non è al di fuori di sé, è dentro di lui. Naturalmente esiste un mondo esterno, questo è chiaro, e questo non viene messo in dubbio, ma il mondo esterno è soltanto la fonte di stimoli che il cervello poi elabora, creando da questi una realtà nella quale noi viviamo. Noi non viviamo nella realtà del mondo esterno, noi viviamo nella realtà che il cervello dal mondo esterno e dalla propria riflessione crea. Questo è un fatto, questo non è una cosa recente. Già Helmholtz, che è stato uno dei fondatori, che era anche un grande filosofo, un grande studioso di Kant, cominciò a prospettare questa eventualità. Il posto dell'uomo nella natura con le neurobiologie cambia totalmente. Allora, se le cose stanno così, se l'uomo è il suo cervello, se la realtà nella quale noi ci muoviamo è all'interno di noi e non fuori, allora anticipo quello che poi dirò alla fine. Attenzione, anche il cervello come organo, come il chilo elettrico di sostanza, anche questo è esterno a noi quando lo andiamo a studiare. E qui si crea il problema dell'autoreferenzialità di questi studi. Vabbè. Adesso su questo punto, se l'uomo è il suo cervello, allora che cosa succede nel momento in cui l'uomo decide, cioè nel momento dell'applicazione di una volontà? Qui è la domanda che si pone un neurofisiologo, un neuroscienziato molto, con una grande capacità divulgativa, che è Freeman: chi è realmente responsabile di quello che un uomo fa? Lo sei tu o è il tuo cervello? Differenza? Cioè, esiste o no una differenza? Questo è questo che noi sentiamo, eh? E se tu rispondi immediatamente, no, sono io, non è il mio cervello, sono io che è responsabile, allora mi devi spiegare chi tu sei, diversamente dal cervello. Questo è il dilemma. Allora, la neurofisiologia, adesso cercherò di accelerare un pochino, nella neurobiologia, nel corso di questi 150 anni, ha cercato ed è riuscito in parte ad identificare i centri della vita mentale, cioè i centri da cui poi scaturisce la volontà. Già nell'antichità, chi conosce Nietzsche sa benissimo di che cosa parlo, esistevano già due differenze fondamentali nella sostanza dell'umanità. Da una parte esiste la razionalità, il pensiero, la riflessione, i piani per il futuro, l'imparare, il meditare, il riflettere, eccetera. Questo è il mondo di Apollo. Dall'altra esiste il mondo dell'affettività, dell'istinto, della rottura dei rapporti, ed è il mondo di Dionisio. Va bene, tra questi due mondi, la sintesi e l'influenza reciproca di questi due mondi determina il carattere di una persona e quindi anche il senso della sua vita. Bene, le neuroscienze hanno rifatto la stessa strada. È interessante notare, ho ricordato prima Nietzsche, che l'opera di Nietzsche, La nascita della tragedia, dove c'è questa teorizzazione dei due momenti, Apollinio e Dionisio, hanno avuto un'enorme importanza soprattutto nel determinare e nell'incrementare gli studi sulle centri cerebrali dell'affettività. Questo detto tra parentesi.
Bene, allora innanzitutto i centri della razionalità. Non chiedetemi, perché qui si finirebbe veramente in un male magno senza più limiti, come si è arrivati a questo. Comunque si sono identificati i centri che sono proprio esclusivamente del cervello umano, in cui avviene tutta la vita razionale. La razionalità non è soltanto il fatto di scegliere di meditare, e la razionalità deve dare anche una coerenza a tutto quello che si medita, si fa e si prevede e si vuole fare. Tutto questo avviene, ecco, nella parte grosso modo anteriore dei lobi frontali, che sono poi quelli che differenziano anche morfologicamente il cervello umano da quello delle scimmie, da quello degli scimpanzé. Ecco, lo vedete qui dov'è, qui l'ho circoscritto, questo è un taglio laterale del cervello, quello è uno schema, nello schema lì purtroppo non si vede bene, insomma, lì davanti la corteccia prefrontale, girungolare, insomma, quello che vedete qui. All'interno di queste strutture avviene il pensiero, avviene l'attività razionale. Le nostre convinzioni, i nostri piani per il futuro, quello che impariamo, quello che meditiamo, eccetera. Nella profondità dei lobi temporali, che sono quelli delle tempie, va bene, non nella superficie, mentre la corteccia è presa in tutta la sua totalità, nella profondità dei lobi temporali, proprio quasi nel mezzo, esistono i centri dell'affettività, il centro emotivo. E qui ce ne sono diversi, diverse strutture che vedete qui. C'è così, c'è una mouse qui, una freccia? Mario, c'è? Eccolo. Allora, questo è di nuovo un taglio sagittale. Queste sono le si vede qui, si vede male, ma insomma un'ombra qui rossa. Quelle sono i centri dell'effettività. Sostanzialmente, molto schematicamente, sono l'amigdala. L'amigdala è questa. Guardatela qui, è molto piccola, è grande più o meno come quando la si deve operare a volte per togliere dei focolari epilettici, è grande come la metà dell'ultima falange di un dito. Questo è il cane da guardia. Questo è il centro dell'affettività, il centro della rabbia, il centro della paura, il centro dell'angoscia, che sono tutti meccanismi di difesa. Attaccato all'amigdala c'è una specie di lunga coda che si chiama ippocampo. Ah, qui, lo vedete qui. Ne vedrete, vi farò poi vedere, se ne abbiamo tempo, un caso eccezionale di malattia dell'ippocampo. Eccolo qua. L'ippocampo viene chiamato il governatore di tutto questo che si chiama sistema limbico, cioè dei centri dell'affettività. Il governatore, l'ippocampo, non è responsabile dell'affettività. L'affettività è una questione che riguarda la mente. L'ippocampo intanto è l'organo fondamentale della memoria e quindi collega, essendone proprio anche l'amigdala, sostanzialmente è una parte terminale dell'ippocampo, collega l'affettività con la memoria. La cosa più semplice che vi possa dire quanto sia importante l'affettività per la memoria: se voi leggete un libro, un romanzo che molto vi piace, dopo molti anni non avrete più in mente la trama del romanzo, ma vi ricorderete che quel libro vi è piaciuto, cioè l'affettività di quel romanzo è rimasta nella memoria, il resto è sparito. Questo è l'esempio molto semplice. Ma un altro esempio del rapporto fra amigdala, ippocampo e ipotalamo è questo. Voi una volta siete in giro in un parco di notte, improvvisamente cominciate ad aver paura che vi possa succedere qualche cosa, perché l'ippocampo porta dai centri della memoria all'attenzione della mente, che nei parchi di notte succedono cose non sempre divertenti. Allora abbiamo la paura, l'ansia, l'ippocampo che regola tutto, mandando tutti gli esempi che sono depositati nella memoria. E poi che cosa succede? Esiste l'ipotalamo, che è il centro della vita vegetativa, che viene messo in attività da questi due centri. Allora, tachicardie, palpitazioni, sudori, rosso, tutto quello che accompagnano le variazioni dell'affettività. Alla fine però, non è soltanto questo è detto in modo molto schematico, ma alla fine poi c'è anche la corteccia che agisce, soprattutto, ecco, questa è la parte molto importante, molto recente anche degli ultimi 5-6 anni, si è scoperta l'importanza enorme sia per l'affettività ma anche per la decisione razionale
della cosiddetta corteccia cingolata. Eccola qui, la corteccia cingolata è questa. Voi vedete, questa è la razionalità. Qui all'interno, questa è l'amigdala e questa è l'ippocampo, è tutta la parte affettiva. Vedete che la corteccia cingolata è una specie di tramite tra questi due centri. Soprattutto la parte anteriore della corteccia cingolata, che è questa qui, il terzo anteriore, gioca un ruolo fondamentale in qualunque scelta si faccia. La corteccia cingolata è la zona che, come dire, attua, è quella che esegue la decisione che viene presa. Io ho visto alcuni casi, un paio di casi, in cui la corteccia cingolata, per una strana forma di emorragia, era distrutta da tutte e due le parti. Il sintomo fondamentale di questi ammalati è che, pur non essendo paralizzati, perché i centri della motilità sono da un'altra parte, non riescono a fare quello che vogliono. Non riescono a muovere le due estremità, o le braccia o le gambe, nel senso della loro volontà, perché la via finale comune della razionalità, nel senso della scelta, non funziona. E quella che non funziona è la corteccia cingolata. Ora dice, ma come siete arrivati a vedere questa storia? Questa è tutta una lunga storia. Ecco, questa di cui adesso vi faccio anche vedere un esempio. Torniamo allora allo schema generale. Dobbiamo prendere una decisione. Intervengono molto schematicamente due momenti. Uno, primo, secondo, sono pari, insomma. L'affettività, che è depositata, che è un'attività del sistema limbico che abbiamo visto. Ora, è uscito recentemente anche un libro che si chiama Il cervello etico, non so se sia uscito in italiano, di Calzaniga, The Ethical Brain, nel quale sostiene che anche i momenti morali, questo autore proprio come conseguenza di tutta una visione generale sostiene che anche i momenti morali e tutte le scelte di carattere morale non sono altro che istinti della materia cerebrale, quindi sarebbero anche loro collocati nell'affettività. La forza del momento morale non è la razionalità, ma l'affettività che c'è all'interno di una scelta morale. Poi si associa alla razionalità, si vuole fare qualche cosa per un certo scopo, e questa razionalità è l'attività del lobo frontale. Quindi poi la sintesi avviene, la decisione, la scelta passa alla corteccia cingolata, attraverso, sono tutti impulsi elettrici, il cervello è un organo che lavora elettricamente, e poi questa scelta viene attuata. Questa è la strada, grosso modo. Lo vedete qui, in questo cerchio rosso si svolge tutto questo. Nel centro, qui vedete, questa blu è tutta la parte limbica, e qui è tutta la parte limbica, qui al davanti avete la corteccia, qui c'è la corteccia cingolata, e all'interno di queste zone del cervello avviene quello che abbiamo visto. Quando, nel momento in cui si prende una scelta, naturalmente dipende da quale tipo di scelta si prende. È stato visto recentemente che nel momento in cui l'amigdala si mette in attività, e come lo si vede? Questo lo si vede con, lo vedremo adesso con una tecnica relativamente recente, che è quella della come si dice, neurovisualizzazione, credo si possa tradurre in italiano. Quando l'amigdala, cioè il centro dell'affettività, si mette in movimento contemporaneamente anche la corteccia razionale, e quindi, e lo sappiamo, e questa è la sostanza anche della nostra vita, basta guardare dentro noi stessi, esiste sempre il contrasto fra l'affettività e la razionalità, è un contrasto, sarebbe una sintesi. Poi si va. C'è stato recentemente un grande scrittore, Marai, che in un romanzo ha detto, senza riferirsi a questo, ma è molto bello, dice: il momento maggiore in cui la razionalità dimostra il suo potere nei confronti dell'istinto è il momento in cui noi perdoniamo qualcuno. E questo è detto veramente molto bello. Ecco, allora, i centri della neurologia della volontà sono la corteccia cingolata anteriore, l'ipotalamo, l'insula, che è una parte del sistema limbico, è la corteccia della fronte. Ecco qui, questo è un esempio di neuroimmagine. Questi sono dei cervelli, voi vedete, sono dei cervelli abbastanza curiosi, assolutamente irreali, sono cervelli virtuali. Per fare queste, che cosa si fa? Si fa fare al paziente, un esplorando una certa cosa, un calcolo mentale, leggere una poesia, scrivere, insomma, qualunque attività si fa.
e poi si fanno delle risonanze magnetiche speciali e allora si vede quali sono le zone del cervello che nel corso di queste attività, mentre si fanno queste cose, sono attive. La disgrazia è che si vede quali zone sono attive, ma non si riesce a capire che cosa avvenga lì dentro. Questi colori che voi vedete sono nient'altro che il segno che queste zone ricevono più sangue perché lavorano, questo è, ma perché, che cosa avvenga lì dentro ancora non si sa. Ora questa è una parte, è un software particolare, voi sapete il cervello ha tante variazioni, allora per vedere meglio qui c'è una specie di software che il cervello lo gonfia come un pallone, per cui è solo superficie. Ecco, voi vedete, questo è l'emisfero di sinistra e questo è l'emisfero di destra, nel momento in cui si fa un semplice movimento, lo è scritto qui sotto, c'è tutta un'attività e questa è anche la corteccia cingolata che qui è spostata in basso e all'indietro, ma soltanto perché c'è questa alterazione della struttura. Lo vedete qui, la parte mediale, si vede benissimo. Questo è il modo in cui si possono studiare queste cose. Ecco, c'è poi un'altra storia. Se questo è il cervello che funziona in questa maniera, quando il cervello non funziona più, non so se le nostre scelte, il nostro tipo di esistenza è determinato dalla struttura del nostro cervello. Se la struttura cambia, cambia anche quella, come è successo a Dennis Gage. Ma poi c'è un altro problema, circa la libertà della scelta. E questo è, adesso io qui dell'esperimento di Lieberman, questa è una storia che ci porterebbe lontanissimo, ne faccio soltanto un rapidissimo riassunto. Un certo Kornhuber, è stato un grande neurofisiologo, ha scoperto che prima di un movimento, prima che un movimento parta, nella corteccia, accanto alla corteccia da cui parte il movimento, si registrano dei potenziali di preparazione. Dice, ma questo è chiaro, questa è l'attività mentale che fa partire l'attività della corteccia. Il problema è questo, quello della causalità mentale. Voi avete un pensiero, volete muovere un braccio, che è l'attività più... immateriale che si possa immaginare, la riflessione, il braccio viene mosso, cioè il pensiero riesce a trasformare la materia per avere un certo effetto. Era il problema di Cartesio, il quale, avendo distinto la res extensa dalla res cogitans, si trovò poi nel problema di dire, ma come fa la res cogitans a influenzare la res extensa, e trovò la storia della ghiandola pineale. Va bene, Libet ha fatto questa straordinaria esperienza, un esperimento, adesso non ve lo sto a raccontare, ma insomma l'esperimento, la sostanza dell'esperimento è questo. Ecco, la sostanza dell'esperimento è questo. Questo computer è troppo moderno, è troppo... Non c'è, ci vorrebbe una mano. Vabbè, qui vedete, aware of waiting, o wanting, cioè, la cosa è questa, nel momento, quando c'erano questi soggetti che dovevano muovere un dito, questo dovevano fare, poi veniva registrato il potenziale elettrico, venivano registrati i potenziali muscolari e si vedeva. Loro dovevano muovere un dito quando volevano. Dovevano però dire il momento in cui decidevano di muovere, non che lo muovevano, che decidevano di muovere un dito. E questo è il momento del wanting, cioè del desiderare. Poi dovevano muovere il dito, poi dovevano decidere di muovere il dito, questo con una certa latenza, e poi il dito veniva mosso. Ora, dal cervello si registrano i potenziali di azione di questo movimento circa mezzo secondo, che è un'enormità, prima che la persona dica di voler muovere il dito. Non so se mi sono spiegato. Allora, in questa sequenza di un movimento apparentemente volontario, è quello che diceva Lucrezio, la prima cosa è che il cervello emette dei potenziali senza nessuna volontà. Dopo un po', la persona crede di decidere di muovere, dopo un po', poi dopo un'altra pausa,
muovi il dito poi alla fine viene mosso. Ma il primo passo di questa cosa non è la volontà di muovere il dito, il primo passo è la sostanza cerebrale che comincia a lavorare in quella direzione. In altre parole, se così stanno le cose, noi non facciamo quello che vogliamo, noi vogliamo quello che facciamo. Fa parte dell'attività cerebrale, che si muove con criteri suoi che con la nostra volontà nulla hanno a che fare, di farci poi improvvisamente credere che siamo noi consapevoli e responsabili di quello che facciamo. Ma questo è un momento di un'attività che con la nostra volontà nulla ha a che fare. Libet ha fatto altre di queste esperienze che vengono naturalmente discusse, di cui si parla, ma insomma che oggi occupano ancora adesso l'attenzione delle neuroscienze. Allora adesso vediamo rapidamente che cosa succede in pratica nel mondo, anche nel, che è stato il mio mondo per 40 e più anni, delle malattie del cervello, del libero arbitrio, che in pratica che cos'è? Guardate questo quadro, questo è un fatto incredibile, un caso veramente incredibile. Questo è un cervello, vedete, quella macchia bianca che vedete là davanti nella fronte, questo è un tumore benigno, un cosiddetto meningioma che poi è stato operato, la paziente si è ripresa e tutto. Che disturbi aveva provocato in questa donna che aveva poco più di 60 anni? Che questa signora, praticamente come unico suo disturbo, tranne qualche po' di mal di testa, qualche così difficoltà di concentrazione, aveva totalmente perso il senso del denaro. Non aveva più il senso del denaro. Questa signora che amministrava, come succede in Svizzera ovunque, tutto il capitale della piccola famiglia, cioè della famiglia modesta che aveva, in poche settimane polverizzò tutto il risparmio di tutta la famiglia, senza che la famiglia si rendesse conto, perché non era cambiato nulla, non è che avesse comprato, acquistato, niente, i soldi non c'erano più. Come unico disturbo. Ora questa, che sembra quasi una favola non è, perché? Ecco, qui, in questa regione, che è come vedete la regione che si trova a ridosso della fronte, esiste quello che oggi si chiamano i centri della biologia del denaro, i quali sono stati studiati e visualizzati durante le grandi crisi della borsa dell'inizio degli anni 90, sempre con queste forme di immagini. E allora si è visto che all'interno di queste strutture, che sono l'amigdala, l'ippocampo, la corteccia prefrontale che abbiamo visto prima, quando si hanno degli sconquassi, quando si hanno dei problemi di carattere economico, quando qualcosa col denaro non funziona, ci sono delle attività, questi sistemi si mettono in movimento, soprattutto quando si ha l'impressione che le cose vadano male finanziariamente. Quando questi sistemi non esistono più, non sono più funzionali come nel caso di Colagon, tutto questo si perde e quindi si perde, quindi si perde il senso del denaro. Quindi la libera volontà, in questo caso, dove è andato a finire? Ecco, questa è un'esperienza, adesso abbiamo perso troppo tempo e non ve la posso illustrare, che dimostra esattamente questo. Questa è una persona alla quale viene dato sempre dei comandi, deve fare dei particolari, particolari movimenti con una leva. Se fa se azzecca il movimento che deve fare, vede 5 volte lo stemma del dollaro. Se invece non ci riesce, cioè, allora riceve, sa di ricevere tanto. Se invece non fa bene, riceve molto meno, e si vede come la corteccia cingolata reagisca immediatamente. Questa poi è una corteccia cingolata che viene immediatamente dopo operata per cura dell'epilessia, si rifà lo stesso sistema e il paziente non reagisce più. Gli è diventato indifferente quello che col suo denaro succede. Ecco, questo lo lasciamo, questo anche. Questo è un caso, qui sopra vedete il cervello con le camere del cervello, i cosiddetti ventricoli, quello è normale. Vedete questo, come questi ventricoli si sono enormemente dilatati. Questo è il cosiddetto idrocefalo. È una forma particolare di idrocefalo, che il ventricolo si dilata senza aumento di pressione. Sostanzialmente questo cervello è un cervello totalmente normale, se non che ha più acqua di quello che dovrebbe. La conseguenza di questo è un uomo che aveva neanche 60 anni, direttore di una grande agenzia di vendite di automobili, il quale improvvisamente perde completamente la capacità di concentrarsi, ha perso la memoria, non sa più dove si trova, non sa più fare i conti mentali, neanche scritti, ha difficoltà a camminare e ogni tanto perde anche l'urina. Va bene, gli si mette un catetere, lo vedete qui,
all'interno dei ventricoli si porta via quest'acqua, non ricordo se nel cuore o nella cavità peritoneale, i ventricoli collassano al punto tale che non si vedono più, il paziente sta benissimo, ritorna nel giro di poche ore quello che era prima. Se non che, ecco, l'altra cosa, questo catetere ha drenato troppo, il liquor ne è uscito troppo, per cui il paziente, pur avendo le sue capacità mentali a posto, è in preda a un mal di testa tremendo, perché il liquor ne è uscito troppo, una specie di ipolicore. Quindi bisogna cambiare, mettere altre valvole, insomma, se si trova, fin quando si trova la misura giusta, il paziente è normale. Appena la misura non è più giusta, appena il liquido comincia ad accumularsi di nuovo nella cavità cerebrale, nei ventricoli cerebrali, il paziente ricade nella incapacità di concentrarsi, proprio in una forma di demenza transitoria, per cui appunto riesce ad uscire immediatamente una volta che il liquido è drenato. Questo per dimostrarvi quanto un'attività mentale normale sia legata a una assoluta normalità del cervello. Basta un pochino d'acqua in più all'interno di un cervello altrimenti normale per alterare totalmente la capacità mentale, quindi anche la capacità di decidere. Questo è l'ultimo caso che vi faccio vedere, questo è veramente incredibile. Questo è un uomo di 67 anni, in pensione da 6 anni, che comincia a litigare col figlio per una partita di tennis che era stata giocata 10 anni prima, ma lui sosteneva che era stata giocata la sera prima. Il giorno dopo si alza, si mette, era stato un garagista, si mette il vestito da lavoro, va nel garage dove lavorava. Allora, normale, tu vai a casa, tu normale. Questo va a casa, ma invece di andare nella casa dove abitava ora, va nella casa dove abitava 7 anni prima. Non riesce ad entrare perché la chiave non si... Si siede sul bordo della strada aspettando che torni l'amore, se non che poi la gente se ne accorge e questo lo portano in ospedale. Attenzione, questa persona non aveva il ricordo del passato, aveva trasferito il passato nel presente. Lui viveva, il suo modo di vivere in questo suo presente era assolutamente normale, congruente e razionale. Attraversava la strada, parlava normalmente, se non che parlava come se gli ultimi 7 anni della sua esistenza non esistessero più. Questo è, e allora questo fu preso per una forma acuta di demenza, poi il neurologo se ne accorse immediatamente. Quello che voi vedete è il famoso ippocampo di cui si parlava prima, che è una forma di infiammazione dell'ippocampo. Lo vedete in questa risonanza magnetica straordinaria, questi sono i due ippocampi visti in una proiezione particolare, la freccia qui non c'è più, eccolo qua, eccolo qui, vedete queste due barre bianche, una a destra e una a sinistra, soprattutto quella di destra, che sono molto bianche, cioè sono molto infiammate. Questa è una encefalite cosiddetta limbica che colpisce selettivamente soltanto l'ippocampo. Questa è la conseguenza. Poi questa encefalite è passata, dopo 3 mesi il paziente era più o meno normale senza bisogno di particolari cure. L'autismo lo lasciamo stare. Arrivati a questo punto, io vorrei porre 3 domande all'amico Mario che arriverà adesso, del quale so benissimo che non si possono dare risposte. Questa è la mia convinzione. Chi e che cosa deve essere libero perché l'attività umana sia libera? Da che cosa ci si deve liberare? E che cosa comporta l'autoreferenzialità del cervello umano? Rapidamente, che cosa deve essere libero? Questo ve l'ho detto prima. Le neuroscienze non sono riuscite a circoscrivere una struttura che regoli tutta l'attività cerebrale che possa essere identificata con l'io della tradizione metafisica. Non c'è un omuncolo, non c'è un centro neurale che corrisponda all'io. Attenzione, l'attività mentale non è collocata nel cervello. Il cervello non è il tramite dell'attività mentale. L'attività mentale è il prodotto del cervello, ma non il prodotto di una struttura che guida tutto questo. È il prodotto generale dell'attività cerebrale. Questa frase qui la lasciamo. Da che cosa ci si deve liberare allora? Già non sappiamo chi si debba liberare. Primo, i meccanismi deterministici della materia cerebrale, questo ce lo dirà Mario, che cosa significa il determinismo. E poi, questa è la parte razionale. E poi da tutte le passioni incoercibili, pregiudizi, desideri, fanatismi, religioni, ci dobbiamo liberare di tutto questo, cioè ci dobbiamo liberare in sostanza da noi stessi per essere infine liberi.
e da che cosa ancora? Condizionamenti politici, sociali, eccetera. È chiaro che una persona che nasca in Arabia Saudita o in altri paesi dove esistono dei fanatismi di qualche genere cresce in modo totalmente diverso da una persona che nasce in Svezia o in Finlandia, dove però esisteranno dei condizionamenti di altro genere. Anche questi sono condizionamenti della nostra volontà. Allora, da che cosa si deve essere liberi? Dall'attività della fronte, dall'attività. Quali sono? Ecco, questo è, secondo me, sono le domande alle quali non si riesce a dare una risposta. Io non so se ho ancora tempo, un minuto solo, per darvi notizie rapide di una delle indagini più formidabili che si avvengono oggi in questo campo, tanto più piacevoli per il fatto che è una scoperta italiana della scuola di Parma. Guardate questa immagine lì a sinistra, lì si vede nell'angolino una scimmia che sta guardando una persona che sta facendo qualcosa. Dalla scimmia, dal cervello della scimmia si registrano quei potenziali elettrici che sono gli stessi o quasi gli stessi che si registrano dal cervello della scimmia quando la scimmia fa quel movimento. Questa è la cosa impressionante. Cioè, quando noi guardiamo qualcuno che fa qualcosa, nel nostro cervello si attivano più o meno gli stessi centri o gli stessi circuiti funzionali che si mettono in movimento quando noi stessi facciamo la stessa cosa. Quindi l'osservare, il vedere, è una forma di informazione, di percezione non cosciente, di una forma preverbale di contatto con l'esterno, che ovviamente ci condiziona enormemente, perché noi di questo non ci rendiamo assolutamente conto. L'autore di questa scoperta, che è Rizzolatti, ha scritto insieme a un Sinigaglia un libro bellissimo, con un titolo però secondo me sbagliato, So quel che fai. Io non so niente, quel che fai mi condiziona senza che io lo sappia, e questo è il problema, e questo è il problema grosso. Ma voi capite, il condizionamento del mondo esterno non è soltanto il fatto che si nasce in un certo ambiente o si frequentano certe cose, ma tutto quello che avviene al di fuori di noi, e quello ritorno al discorso precedente, modifica la struttura del nostro cervello, la modifica radicalmente e totalmente. Per cui noi, una volta che guardiamo qualche cosa, osserviamo qualche cosa, siamo diversi da prima. Questo è il fatto. Va bene. E questa è la traduzione della frase di Lucrezio da parte di William James, è praticamente la stessa cosa. Circa l'autoreferenzialità, io credo che qui forse se ne potrà parlare se vengono fatte delle domande. Anche questo è un'altra cosa che, vabbè, era per ricordare rapidamente come il cervello umano, pur essendo il centro della nostra attività mentale, ci tiri degli scherzi incredibili. Proprio degli scherzi, può per dire, degli imbrogli e degli scherzi, proprio anche nella sensibilità più semplice. Questo che vi voglio dire rapidamente, se voi venite toccati in una mano, avete la convinzione di essere consapevoli di quello che avviene nel momento stesso in cui avviene. Tra questi due momenti, l'essere toccati in un punto e diventarne consapevoli, c'è una differenza, c'è un intervallo di niente meno che mezzo secondo, che per cose del genere è un'enormità. Che però è un mezzo secondo che viene totalmente eliminato, ma questo mezzo secondo esiste. Allora, alla fine, Mario, sei tu qui adesso, vieni, la frase è: l'arbitrio è libero o è servo? Voi ricorderete questo, a che cosa ci si riferisce, questa fu una delle più grandi discussioni che avvennero nel Cinquecento fra Erasmo da Rotterdam e Martin Lutero, ma Erasmo che sosteneva che l'arbitrio era libero oppure era servo. E questa è una delle domande, e una delle tante domande, come esempio dell'inclinazione della mente a porsi domande che poi alla fine, alla fine, non sa dare risposta. Io ritengo che proprio per l'autoreferenzialità del cervello umano sia impossibile rispondere a queste cose. L'umanità deve adattarsi all'idea di dover convivere avendo queste domande sempre senza risposta, che rimangono sempre domande senza risposta. Grazie. Tra l'altro, anche rimanendo all'esempio che il prof.
professor Benigni faceva poco fa dei neuroni specchio. Cioè è verissimo che noi vediamo gli altri che compiono un'azione che ha uno scopo e i neuroni, i nostri neuroni agiscono allo stesso modo, però ci sono casi in cui decidiamo di imitare gli altri, ci sono casi in cui decidiamo di non imitarli, cioè c'è qualcosa che poi c'è un elemento di consapevolezza che ci fa comunque fare delle scelte, no? Quindi è verissimo, il cervello è un organo che agisce per conto suo, tant'è che appunto agisce molto spesso prima addirittura che noi facciamo un'azione, ma appunto tutta la discussione che si sta facendo sui neuroni specchio, una buona parte di questa discussione nell'ambito filosofico riguarda proprio questo, cioè si scopre quanto sia importante questa nostra capacità di essere in qualche modo empatici con gli altri, cioè di capire cosa gli altri fanno, quali sono le intenzioni degli altri, ma e quanto sia importante nel nostro comportamento sociale l'imitazione, ma nello stesso tempo capiamo anche che noi non imitiamo continuamente gli altri, cioè ci sono una serie di cose per cui si attivano tutti i bravi nostri neuroni, ma noi decidiamo di stare fermi, cioè mentre l'altro agisce. Ma questo voleva essere solo un piccolo suggerimento, no? Una piccola... E ne discutiamo dopo. Certo. Ma insomma, queste cose io le ho un po' discusse anche con lo stesso Rizzolatti, appunto, che è l'autore di questo bel libro che è scritto da poco, insomma. E comunque, appunto, c'è un margine, ma mi chiedo appunto qual è questo margine appunto di libertà che noi ci possiamo ritagliare, poi probabilmente anche quello è in qualche modo inconsapevole, probabilmente anche quello potremmo dimostrare che è determinato da una serie di altri automatismi. Comunque rimaniamo fermi alla domanda filosofica, no? Siamo liberi oppure ci illudiamo di essere liberi? Nessuno meglio di Mario De Caro può cercare di farci, almeno di analizzarla, ecco, diciamo, non dico di rispondere. Beh, innanzitutto grazie dell'invito. Secondo, vorrei appunto che voi empaticamente vi rendiate conto che mi sono state poste da Armando, dopo la sua bellissima relazione, tre domande che lui stesso ritiene impossibili da rispondere. Noi ci rendiamo conto che Dostoevskij ha lì appunto espresso nel modo mirabile che gli è proprio una questione fondamentale, cioè perché pensiamo che Raskolnikov in fondo abbia compiuto un atto spregevole e ne sia responsabile, non solo. Lo stesso Raskolnikov lo pensa, come vi ricorderete, alla fine lo stesso Raskolnikov praticamente si fa condannare, si sente così responsabile che ha bisogno del castigo per redimersi. Perché? Perché c'è questo senso di responsabilità morale così forte in quel romanzo? Beh, perché proprio nel processo deliberativo dell'inizio del romanzo, prima del suo crimine, che poi verrà punito, Raskolnikov ha esercitato il proprio libero arbitrio. Questo almeno è quello che dice il romanzo. Perché esercita il proprio libero arbitrio Raskolnikov, per cui è responsabile? Per due ragioni fondamentali, che sono appunto le condizioni che il senso comune e la ragione filosofica classica attribuisce alle nostre azioni libere. Sono due queste condizioni. La prima è che, vedete, questa è la freccia del tempo, passato, presente e futuro, noi immaginiamo di esercitare il libero arbitrio in condizioni particolari, ovvero quando in certe determinate situazioni il futuro è aperto di fronte a noi, ci sono delle alternative possibili, d'accordo? Non è scritto che cosa faremo. Se ci sembra che ci siano davanti a noi due possibili scelte, due o più possibili opzioni. Bene, quindi c'è la possibilità di fare altrimenti, le possibilità alternative di comportamento, e non solo, ma noi pensiamo anche che siamo noi a determinare quale di queste possibili opzioni si realizza. Non è come quando facciamo testa o croce, che certo ci sono possibilità alternative, la testa o la croce, ma non siamo noi a deliberare che cosa accadrà. Quando Raskolnikov uccide Elisabetta, noi pensiamo che lui avesse la possibilità di farlo o di non farlo e che abbia consapevolmente deciso questa azione. Bene, quindi questa è l'intuizione fondamentale del libero arbitrio, che si diano possibilità alternative di comportamento e che il soggetto, l'agente, decida appunto in libertà quale di queste opzioni si realizzerà. Il punto fondamentale è che questo non sembra, come ha già mostrato mirabilmente Arnaldo, sembrerebbe avere dei problemi con la visione scientifica del mondo. Questa è una visione filosofica, del senso comune, quella in cui c'è libero arbitrio, c'è responsabilità, e ce n'è un'altra in cui queste nozioni, libertà e responsabilità, sono messe in crisi. Dirò subito sinteticamente cosa penso dell'impianto della relazione di Arnaldo. Arnaldo, secondo me, e la neurofisiologia contemporanea, ha confutato definitivamente il dualismo di tipo cartesiano.
Non può esserci mente, non ci può essere libertà, non ci può essere responsabilità morale se non c'è un cervello, se non c'è un corpo. Sono più dubbioso sull'idea che in questo modo si sia dimostrato che non c'è la libertà o che non c'è una mente che, per spiegare la quale in qualche modo non bastano le spiegazioni neurofisiologiche. Ma su questo appunto voglio dire qualcosa. Dunque, le opzioni teoriche rispetto alla questione del libero arbitrio tradizionalmente sono quattro. La prima è quella più ovvia, quella del senso comune, che però ha ricevuto voce da grandi filosofi, primo fra tutti Kant, oppure il William James citato da Arnaldo nella citazione finale. Noi siamo, che traduceva appunto Lucrezio. Noi siamo liberi in quanto non siamo interamente determinati nel nostro agire. Questo sembra essere l'intuizione fondamentale. Si chiama libertarismo questa concezione, cioè l'idea è: non è vero che noi siamo come degli automi, noi abbiamo degli spazi di libertà, appunto ci si presentano delle alternative e noi decidiamo come comportarci autonomamente. Visione tradizionale della libertà. Secondo punto, una visione filosofica, appunto per esempio di John Stuart Mill, che Armando ha citato prima, o di altri grandi filosofi tipo David Hume, l'idea è che noi siamo liberi anche se siamo determinati, secondo alcuni solo se siamo determinati, paradossalmente. Questa visione si chiama compatibilismo, dirò qualcosa sul perché, non mi convince e non convince anche molti altri filosofi. E poi ci sono due opzioni teoriche oggi molto diffuse. La prima ci dice che la libertà è un mistero insolubile, già la sosteneva Lorenzo Valla a metà del 400 e oggi la ripetono molti filosofi. Perché? Perché queste altre due opzioni, quella che ho chiamato libertaria, la prima, e quella che ho chiamato compatibilistica, la seconda, secondo molti filosofi sono insoddisfacenti, e tuttavia la libertà ci è necessaria come postulato, quindi ci resta l'esigenza di provarla ma non ci riusciamo, quindi è un mistero. Questa è una posizione, dirò qualcosa anche su questo. E l'ultima, più radicale, la libertà è un'illusione, cioè rassegniamoci, non c'è nulla di simile, d'accordo? Per esempio il grande psicologo Skinner ha scritto un libro famoso che si chiamava Beyond Freedom and Dignity, oltre la libertà e la dignità, la responsabilità morale, cioè abbandoniamo questa idea di noi stessi come esseri liberi, dotati di dignità e di responsabilità morale, queste sono finzioni. Quindi questa è la quarta posizione. Cominciamo dalla prima, quindi da quella che dice noi siamo liberi in quanto non siamo interamente determinati nel nostro agire. Il punto è che questa ha delle difficoltà fondamentali, cioè la visione del senso comune, no? Quella di Raskolnikov, per cui noi pensiamo che Raskolnikov sia responsabile per ciò che ha fatto. Perché non funziona? Beh, per varie ragioni. È questo, no? Lo schema. Lo schema è di questo tipo. C'è il presente, è esattamente come quello prima, l'illustrazione che ho fatto di Raskolnikov. C'è il presente, in cui c'è un momento in cui io non sono determinato a scegliere in un certo modo, ho due o più scelte possibili, ne delibero una, la compio quell'azione, quindi quella è un'azione libera. Dipende da me, non era obbligata, l'ho fatta liberamente, d'accordo? C'è questo elemento indeterministico, di non determinazione, che è decisivo. Questo è il quadro del libertarismo. Il problema è che appunto, questo, se così fosse, se fosse facile dimostrare che così stanno le cose, il problema non ci sarebbe, non è tanto facile. Perché? Una prima tesi, questa la propongo come critica, non dico che è una tesi provata, è una critica: non c'è indeterminismo nel mondo dell'agire umano. Cioè molti dicono in verità tutto è deterministico, in fondo questa è la posizione di molti neurofisiologi, l'abbiamo visto anche nella relazione appena conclusa. Cioè, quindi dici, dove lo trovi questo indeterminismo? Prima obiezione. Seconda obiezione: problema della mancanza di controllo. Qualcuno dice, appunto Hume per esempio, se fosse vero che noi non siamo determinati, vorrebbe dire che c'è della contingenza nel mondo. Ma cos'è la contingenza? La contingenza significa che nulla determina ciò che accadrà. Attenzione, nulla, neanche la gente, neanche tu. Questo significa che l'indeterminismo non genera la libertà, ma genera il caso. Il caso è l'opposto della libertà. Quindi l'obiezione che un sostenitore di questa posizione deve in qualche modo riuscire a sconfiggere questa: se veramente ci fosse l'indeterminismo, come per esempio c'è in meccanica quantistica, va bene, allora le cose sarebbero messe a caso, come dice Dante di Democrito, il mondo sarebbe messo a caso, ci sarebbero elementi di casualità. Ma noi vogliamo dire che siamo liberi perché agiamo casualmente? Vogliamo dire che Raskolnikov fu ucciso per caso? Non vogliamo dire quello, non è quello la libertà. Quindi questa è una seconda obiezione a cui rispondere.
La terza è il problema dell'oscurità metafisica, cioè per rispondere ai primi due problemi, molti filosofi hanno pensato una cosa del genere. Sì ragazzi, però vediamo di postare il problema diversamente, di dire, invece di dire che noi siamo schiavi del caso se c'è indeterminismo, immaginiamo che proprio noi siamo fatti in un modo tale, siamo degli agenti che hanno speciali poteri causali. Cioè noi siamo in grado di iniziare catene causali, catene di azioni, senza essere determinati. Cioè noi siamo, come dire, inclinati ad agire in un certo modo dalle nostre esperienze passate, da come è fatto il mondo, però noi poi dopo, nei momenti in cui agiamo liberamente, che non sono tutti, se c'è lo spazio di libertà effettivo, c'è certe volte, talora, non sempre, nessuno è totalmente libero, se non il Dio della tradizione monoteistica. Gli esseri finiti non sono mai interamente liberi, se sono liberi lo sono talora, forse poche volte. Bene, l'idea di questi autori è di dire, beh, però noi siamo proprio fatti così, siamo delle macchine che hanno questa capacità, delle entità, diciamo, che hanno questa capacità. Senza essere determinati possono iniziare nuove catene causali che danno luogo appunto ad azioni libere scelte da loro in presenza appunto di indeterminismo. Tutto ciò però, la prima obiezione che si può porre è: ma che significa? Questo te lo sei costruito ad hoc, è una metafisicamente oscuro, non trova nessuna rispondenza in ciò che la scienza ci dice del mondo. D'accordo? Questa è la tipica obiezione, bisogna rispondere. Qual è l'alternativa però? L'alternativa è di dire, vabbè, noi siamo così, siamo delle macchine al pari di questo robot costruito al Media Lab dell'MIT. Cioè noi semplicemente la libertà non l'abbiamo, oppure, e questo è il famoso esperimento di Libet, oppure in modo più sofisticato non siamo proprio come la macchina che abbiamo visto prima, ma se noi ci illudiamo in più rispetto alla macchina abbiamo l'illusione della libertà. E qui riprendo brevemente quello che diceva Arnaldo sull'esperimento di Libet, che è cruciale anche perché secondo me in verità si può criticare. Che dice questo Libet? Dice, secondo Libet, e questo lo abbiamo visto, un agente diviene cosciente dell'intenzione di compiere una determinata azione circa 350 millisecondi dopo il verificarsi dell'evento neurale che dà inizio al processo che conduce a quell'azione. Mi faccio l'esempio di Libet perché chiarisce. Libet diceva ai suoi pazienti, alle persone che testava, ok, io vi do il... naturalmente questi erano connessi, Libet era in grado di vedere cosa succedeva a livello neurale, non li aveva connessi a dei computer, e diceva adesso tu piegherai il dito in questo modo, la prima falange, però senza come dire, un atto, uno sforzo, in modo normale, cioè tu in qualche modo lo devi piegare, ma come se accadesse senza uno sforzo volontario tuo, tra un po' lo piegherai e poi mi devi dire in quale momento ti sei accorto che lo avresti piegato, d'accordo? E lui si accorge che i pazienti hanno davanti un orologio e dicono, ecco, in questo momento mi sono accorto che l'avrei piegato, perché loro non dovevano farlo deliberatamente, dovevano, come dire, aspettare che questo input di piegare il dito prendesse corpo a un certo punto. Allora dico, sì, in questo momento mi sono accorto che lo avrei piegato, e quel momento veniva sempre 350 millesimi di secondo dopo l'evento cerebrale che effettivamente aveva causato il piegamento. Quindi sembrerebbe che ci sia un problema, sembrerebbe che ciò che sembrava volontario in verità era involontario, puramente neurale, puramente neurofisiologico. E quindi se è così, in realtà i processi volizionali, cioè basati sulla volontà, che portano alle azioni, iniziano in realtà in modo inconscio, ma la libertà richiede il controllo cosciente da parte della gente sulle proprie azioni, dunque la libertà non c'è. Questo è il ragionamento di Libet. Anche a questo deve rispondere chi voglia dire che invece noi siamo liberi. Bene, torniamo alle opzioni teoriche, perché avevo detto che ce n'erano altre tre e poi replicherò brevemente a queste, nella misura possibile, a queste obiezioni cercando di difendere il libertarismo. Prima vi dirò qualcosa su questa posizione, l'idea di Hume, per esempio, di Mill, che noi siamo liberi anche se siamo determinati. Questa è una tesi che ha avuto fortuna, oggi è un po' più in disgrazia, che dice, assume la verità del determinismo. Secondo il determinismo, tutto ciò che accade, accade secondo le leggi di natura, senza nessuna possibile eccezione. In questo senso, come vedete, il passato, il presente e il futuro rappresentano una linea retta che dall'inizio dell'universo è già scritta. Come diceva Laplace, un'intelligenza in grado di capire tutto lo stato dell'universo a un certo momento e le leggi dell'universo potrebbe prevedere tutti i suoi stati futuri. Qui per i più perversi tra voi ho messo anche una definizione di tecnici. E
Qual è l'idea dunque? Che secondo le leggi di natura tutto accade in modo deterministico, determinato, e come dice William James, ciò significa che il futuro è un blocco d'acciaio, il futuro è tanto scritto quanto il passato. Bene, secondo alcuni la libertà come la intendiamo noi in verità è compatibile con ciò. Quindi questo è il quadro, passato, presente e futuro, eppure io sono, mi posso dire libero. Come mai? Beh, dice per esempio Hobbes, che in qualche modo è l'antenato di questa, Thomas Hobbes, grande filosofo politico, è l'antenato di questa concezione, dice Hobbes. Beh, in verità che cosa vuol dire essere liberi? Beh, vuol dire fare ciò che si vuole fare. Ora, se la mia volontà è interamente determinata, come è interamente determinata se è vero il determinismo, ciò non cambia questo fatto, che io faccio ciò che voglio fare. Per esempio, Raskolnikov, mettiamo che Raskolnikov fosse interamente determinato, ciò vuol dire che lui, sin dall'inizio del mondo, dal Big Bang, ammettendo che la storia di Raskolnikov sia vera, naturalmente, no? Sin dal momento dell'inizio dell'universo si poteva prevedere, il genio di Laplace avrebbe potuto prevedere che Raskolnikov avrebbe ammazzato Elisabetta. Era scritto. Tuttavia, dice Hobbes, lui lo voleva fare e l'ha fatto, l'ha uccisa. Dov'è il problema? Ha fatto quello che voleva fare, quindi questa è la libertà. Tanti saluti. Bene, qui ci sono vari problemi. Il primo è che Raskolnikov era comunque condannato a fare quello che doveva fare, che quello che era scritto avrebbe fatto in questo quadro, non aveva scelta, e quando uno non ha scelta noi intuitivamente non pensiamo che non sia libero. La sua volontà era tale, scritta dall'inizio dell'universo, che non poteva fare diversamente, e questo noi non lo pensiamo veramente legato alla libertà. C'è un argomento più sottile che si chiama argomento della conseguenza, ve lo riassumo brevemente perché non c'è tempo. Dice questo: quando noi compiamo qualcosa siamo responsabili di quel qualcosa se siamo noi che lo determiniamo, ma in verità, se è vero il determinismo, tutte le azioni che compiamo sono il frutto del passato più remoto e delle leggi di natura, non del mio intervento. Cioè io sono un piccolo anello causale del compimento della mia azione, che inizia al Big Bang. Il mio intervento è tale quale a quello dei primi atomi che si combinavano. Tutto quanto porta al compimento di quell'azione, io c'entro come gli atomi, allora perché io sono responsabile? Insomma, il compatibilismo negli ultimi anni ha perso molto vigore. Per questa ragione, appunto, tutto obbedisce alle leggi di natura e la libertà, la Hobbes, chiamiamola, sembra veramente troppo fragile. Per questo alcuni hanno optato per l'idea che la libertà è un mistero, cioè qualcosa che noi cui non possiamo rinunciare, però sembra impossibile. Per esempio questo giovanotto, questa l'ho presa sul sito suo ieri, in verità adesso c'ha più di 60 anni se tiene questa foto sul sito di quando era bello giovincello, Peter Benningwagen, che insegna a Notre Dame, la massima autorità sul tema, e lui va ormai da 30 anni si è incaponito sulla sua tesi, che dice: a me pare ovvio che il problema della libertà sia insolubile. In questo senso trovo molto interessante un recente suggerimento di Noam Chomsky, secondo il quale nella nostra biologia, nella modalità con cui il pensiero è cablato nei nostri cervelli, c'è qualcosa che a noi esseri umani rende impossibile risolvere il mistero della libertà. Cioè, per Benningwagen una soluzione ci deve stare da qualche parte, ma tanto noi non lo sapremo mai. Anzi, a un certo punto dice pure: io non so, io non lo so, e per dire, se non lo so io. Quindi questa però è una pozione, al di là della presentazione un po' estremistica di Benningwagen, è un possibile esito, cioè di dire: alla libertà non possiamo rinunciare, ma non potremo mai dimostrare che siamo liberi. E però è un esito, come dire, intellettualmente poco soddisfacente. Qualcuno è più radicale. Questo qualcuno, per esempio, dice che la libertà è un'illusione, punto. Qui cito soltanto i titoli di quattro libri recenti, americani, da grandi case editrici. Questo di Richard Double, The Non-Reality of Free Will, la irrealtà del libero arbitrio. Questo di Smilansky, Free Will and Illusion, libero arbitrio e illusione. Quest'altro di Perelboom, Living Without Free Will, vivere senza libero arbitrio. E quest'altro di Wegener, l'illusione del conscious will, della volontà consapevole, un po' la Libet, no? E in Italia c'è un filosofo importante, ho messo due numeri tre, chissà perché, un filosofo importante che si chiama Sandro Nannini, che difende una tesi di questo genere. Secondo tutti questi la verità è un'illusione, d'accordo? Quindi voi vi siete illusi di aver scelto di venire qua. In verità questo era già scritto dall'inizio dell'universo, d'accordo? Non so voi, a me un po' infastidisce la prospettiva, quindi... cioè mi piace pensare che in fondo un po' interessava.
Allora, cerchiamo, l'unica speranza è cercare di rispondere in qualche modo, nel modo più plausibile possibile, alle obiezioni che abbiamo visto prima al libertarismo, no? L'idea che non ci sia indeterminismo, e quindi dove sta l'indeterminismo che volete voi libertari? Che l'indeterminismo comunque comporti la mancanza di controllo, il caos, e quindi la mancanza di controllo sulle azioni, e il problema dell'oscurità metafisica, e poi il problema di Libero. Sul primo punto dirò brevissimamente che è controverso o meno se l'indeterminismo che la maggior parte degli scienziati vede oggi a livello microatomico, quantistico, si riverberi o no nella neurofisiologia cerebrale. È controverso, ci sono varie posizioni, per esempio il famoso scienziato Roger Penrose dice che ci sono momenti indeterministici, altri no. Questo è un problema empirico su cui si potrà ragionare e non credo che i filosofi abbiano niente di particolare da dire. Quello che i filosofi possono dire è, secondo me, che se la libertà deve essere possibile, qualche elemento indeterministico ci deve essere. Il problema della mancanza di controllo, dell'oscurità metafisica e quello di Libet si possono risolvere, secondo me, in un quadro in cui la libertà viene interpretata nel senso di un nuovo naturalismo, che appunto nella direzione in cui ci ha portato, secondo me, Arnaldo, nega precisamente il dualismo alla cartesio. D'accordo? Un naturalismo per cui la libertà, se c'è, ha comunque bisogno di un cervello funzionante, perché abbiamo visto i danni terribili che succedono se per caso una lancia ci trapassa il cervello, ma anche altre cose meno, pure un po' di liquido di troppo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire alcune cose specifiche. Sull'indeterminismo ho detto, l'indeterminismo vuol dire un'assunzione, come dire, empirica, se la libertà richiede che vi sia, appunto, che non, noi non siamo completamente determinati nelle nostre azioni, che ci siano degli spazi di contingenza. Il secondo punto è ripensare l'idea delle due immagini del mondo. L'idea qual è? Appunto, qui siamo la casa della cultura, però il problema è le due culture, quindi l'idea è come le riunifichiamo, no? Se la cultura è una, però in realtà c'è la cultura umanistica e c'è la cultura scientifica. Bene, l'immagine tradizionale è la libertà sta nella cultura umanistica, ecco, ne parla Dostoevskij, però la scienza ci dimostra che non c'è. In verità non è così, perché c'è tutto un ambito delle scienze che in qualche modo postula, nella stragrande maggioranza delle proprie espressioni, la razionalità e la libertà. E questo è l'ambito delle scienze umane. Le scienze umane postulano che gli agenti abbiano poteri di razionalità. La razionalità vuol dire compiere scelte che possono essere razionali ma anche irrazionali, e quando sono razionali sono consce. Quindi chi compie azioni irrazionali, e questo ne parla l'economia, ne parla l'antropologia, ne parla la psicologia, ne parla la sociologia, le scienze razionali postulano la libertà dei soggetti, e le scienze umane sono scienze. Secondo me è altamente, e qui con Telmo Pivani, che voi conoscete, stiamo appunto propugnando un'idea più ampia della visione scientifica del mondo, che non si chiuda soltanto a una visione un po' parossistica del determinismo fisico macroscopico, poi perché microscopico sarebbe indeterministico, per cui c'è soltanto meccanismi di tipo fisico. In verità il mondo come ce lo mostrano le scienze è un mondo vario, articolato, non c'è un'immagine del mondo scientifico come un totum simul, come diceva Spinoza, un blocco unitario. Le scienze mostrano che il mondo è molto articolato. Tutto quanto esiste ha una natura fisica, ma le proprietà del mondo non sono esclusivamente fisiche. Ci sono proprietà di genere diverso che vanno studiate con strumenti diversi. Per esempio gli strumenti delle scienze umane. Non c'è nessuna spiegazione di carattere naturalistico di una montagna di fenomeni che riguardano il mondo umano. Quelle spiegazioni ce le danno le scienze umane, per esempio. E le scienze umane postulano che noi siamo liberi. Quindi l'idea della libertà non appartiene soltanto alla cultura umanistica, ma anche a una buona fetta della cultura scientifica. L'accusa di oscurità metafisica però allora cade, perché l'idea che noi siamo agenti con poteri causali importanti, cioè quelli di agire liberamente e razionalmente, non ce lo suggerisce solo la letteratura o il senso comune o la filosofia metafisica, ce lo suggerisce l'economia, ce lo suggerisce la psicologia, quando postula la razionalità degli esseri umani. Il postulato di razionalità implica direttamente il fatto, l'idea che noi siamo liberi. Tutto ciò naturalmente potrebbe un giorno cadere, potrebbe accadere che qualcuno dimostri che non c'è bisogno della psicologia, della sociologia, che tutto si riduce alla fisica, ma fino a quel giorno secondo me noi abbiamo ragione di pensare che la libertà non è una proprietà illusoria, è una proprietà di cui abbiamo bisogno per spiegare come è fatto il mondo, il nostro mondo, altrimenti non lo spieghiamo, non abbiamo spiegazioni alternative del perché
i mercati azionari certe volte si comportano, dobbiamo a un certo punto usare la nozione di razionalità strumentale, che è una delle particolari nozioni di razionalità, in cui gli agenti economici si comportano in certi modi, razionali o irrazionali, ma proprio quando compiono quelle scelte esercitano il loro libero arbitrio. E noi quelle cose non le spieghiamo con la fisica. Naturalmente lì si inserisce quello che diceva Arnaldo, c'è un sostrato neurofisiologico necessario per tutto ciò, ma non è sufficiente per spiegare i meccanismi dell'economia o della sociologia. Libet, crudo, poi dico una qualche parola finale, però Libet sostanzialmente che diceva? Diceva una cosa estremamente strana, pretendeva nella sostanza di confutare l'idea tradizionale di libero arbitrio chiedendo ai soggetti di compiere un'azione però senza pensarci, cioè di, come dire, osservare il dito che si piega senza volerlo. Punto primo, questo non è un caso di deliberazione in cui noi pensiamo al libero arbitrio, cioè guardare il dito che ti si piega da solo non è il caso a cui noi attribuiamo il libero arbitrio. Non è un caso che ci preoccupa se ci dicono in quel caso non sei libero, anche fosse che Libet avesse ragione, certo non ci preoccupa pensare che in un caso in cui noi vediamo il dito che si piega un po' per conto suo, questo ci minaccia la libertà. Non è questo che noi pensiamo, azioni di questo genere che pensiamo quando pensiamo di essere liberi. Pensiamo a quando ci sposiamo, quando votiamo in una giuria di un processo, quando scegliamo la facoltà dove andare o chi votare o non votare alle elezioni. D'accordo? Lì sono i casi interessanti. C'è di più, l'esperimento di Libet è molto importante, però è stato molto contestato anche per motivi metodologici, perché voi vi immaginate questi soggetti che devono guardare il dito che si piega, contemporaneamente guardare l'orologio, dire è lì che sta la lancetta, cioè c'è una quantità di azioni che devono compiere, ovviamente con i tempi tipici della fenomenologia, cioè quindi ci sono possibilità di errori enormi nella valutazione di tutti questi dati. Punto finale, anche fosse che Libet ha ragione nel dire che l'evento neurale precede la volontà, l'atto di volizione di piegare il dito, tuttavia perché quel dito viene piegato? Perché lo sperimentatore mi ha detto di piegarlo e io ho deciso di piegarlo, quindi all'origine della catena causale che porta al piegamento del dito comunque c'è un atto volontario, il mio. Quello mi ha detto di piegarlo, io decido di piegarlo, poi forse posso errare sul momento in cui lo piego, ma non sul fatto di piegarlo. Quindi l'azione è comunque quella che io volevo compiere. Libet non dimostra affatto, secondo me, che la libertà non c'è. E con ciò, secondo me, resta lo spazio per la libertà che mi era stato richiesto di dimostrare possibile. Grazie. Grazie, abbiamo assistito a due relazioni veramente illuminanti del problema filosofico della libertà, e devo dire che però io non sono per niente convinto, perché questa faccetta mi sembra semplicemente che si stia spostando, e mi sembra davvero che la faccenda diventi sempre più misteriosa, perché questa bella analisi che ha appena fatto Mario De Carlo mi sembra che sposti semplicemente un pochino ad un livello diverso la vecchia questione del dualismo cartesiano. Cioè, da un lato è vero, e come dimostrava molto bene il professor Benini all'inizio, nella sua bella relazione iniziale, è vero che appunto l'idea che non esiste un'anima, poi sostanzialmente, cioè non esiste un io. Tra l'altro, se andiamo a vedere, c'è una piccola cosa divertente che mi ha insegnato un grande storico della filosofia antica, Francesco Adorno, che l'idea di anima in Platone, che mi veniva in mente proprio nella descrizione del cervello, no? Che faceva prima, l'idea di anima non è quella roba, quella coscienza, l'autocoscienza a cui ci eravamo abituati, ma è, diceva lui, psiche significa vento, significa una specie di ventilatore. E come nelle auto, io dicevo che serve a raffreddare le passioni, no? Cioè, quindi anche tutto ciò che noi interpretiamo come razionalità non è la razionalità astratta che magari pensiamo, ma in realtà è un modo per rimettere un po' in equilibrio questo magma, no? Che è appunto il nostro cervello. Ma questo, però torno all'argomento precedente, cioè a me sembra che questa idea di un naturalismo
che è molto affascinante, che mi farebbe da condividere immediatamente, però è come se spostassimo il dualismo dal piano del rapporto del determinismo che c'è nella materia, cioè quindi del rapporto tra la distinzione che c'è tra appunto spirito e materia, alle diciamo scienze spirituali e scienze umane e le scienze materiali, cioè come se ci fosse un dualismo a questo punto metodologico, epistemologico, che e quindi in questo ho qualche problema nel pensare che il problema sia risolto, ecco, non posso rispondere, che non significa che voglio rinunciare alla libertà, ecco, posso dire qualcosa su questa certo. In qualche modo quello che dici tu penso che sia giusto, ma lo metterai in un quadro diverso. Qui non c'è un dualismo. Secondo me, se noi abbiamo un sano atteggiamento empiristico e non siamo dogmaticamente monisti, ci accorgiamo che il mondo che ci mostrano le scienze è estremamente vario, ma non solo perché le scienze umane in un certo senso si distinguono dalle scienze naturali, ma perché, e voi, chi di voi conosce i libri di Telmo Pievani sa per esempio che nelle stesse scienze naturali sono fratture profonde. La biologia, per le modalità con cui spiega le proprietà e i fenomeni biologici, è del tutto irriducibile alla fisica. Non solo, ma se poi andiamo a vedere altre scienze come la geologia, la meteorologia, queste a loro volta hanno delle specificità tali che non si possono ridurre né alla biologia né alla fisica. La fisica serve naturalmente a spiegare le proprietà fondamentali di tutto ciò che esiste nel mondo naturale, non delle proprietà astratte, non dei numeri, ma di tutto ciò che c'è nel mondo naturale, ma oltre quello non può spiegare le proprietà che non sono riducibili alle proprietà fisiche. Quindi giustamente quello che dicevi tu, questa, come dire, frattura, in verità è soltanto una delle molte fratture che ci sono se noi guardiamo con spirito libero a ciò che le scienze ci dicono del mondo. Cioè l'idea della grande unità del mondo è una finzione ideologica. C'è questo John Dupré, che è un grande filosofo della scienza contemporanea, che ha scritto un articolo bellissimo che si chiama Il mito del monismo. Non vuol dire che bisogna recuperare il dualismo cartesiano, ma un sano pluralismo, che è ciò che la scienza ci suggerisce sul mondo, a me pare incoraggiante, perché appunto l'eccezionalità di cui parlavi tu diventa meno eccezionale. In fondo tutto il mondo è fatto, come dire, a livelli irriducibili gli uni agli altri. Grazie, ma diciamo la distinzione fondamentale, però, e qui torniamo alla relazione invece di me, sembra essere questa, almeno mi rifaccio una distinzione che faceva un po' di anni fa Hilary Putnam, è un filosofo che sembra un po' anche alla base di queste considerazioni che fa Mario Beccaro. Cioè, è come se noi dicessimo, quando parliamo, descriviamo il mondo fisico, noi facciamo una certa cosa in cui non siamo coinvolti con tutto il nostro essere, con tutte le nostre emozioni, e quando invece studiamo l'uomo è come se facessimo da unità di misura, no? da unità di misura per valutare gli altri. Ora, le scoperte che riguardano i neuroni specchio, le varie scoperte che riguardano il cervello, mi sembra che vadano a invadere proprio questo campo, no? a invadere, tant'è che per alcuni questo è un imperialismo indebito, no? Cioè per gli umanisti tradizionali, cioè, dice, queste sono cose, appunto, sono cose che giustamente dice che dovrebbero essere lasciate alle scienze umane, invece arrivano delle altre scienze strane, no? Beh, insomma, comunque questa distinzione rimane nel tuo discorso tra delle scienze che si occupano di certe cose e certe. Allora poi lì bisognerebbe definire bene allora qual è l'appropriatezza dei vari ambiti di indagine, no? Ecco, ma allora tornando ai neuroni specchio, tornando a questa visione del cervello e andando a riprendere quell'idea appunto del fatto che noi ci rispecchiamo negli altri, questo lo facciamo addirittura prima di agire, poi magari agiamo liberamente lo stesso, però questo effettivamente a me sembra un'idea molto forte, quella che come possiamo risolvere la questione dal punto di vista, soprattutto quell'obiezione che facevo prima, no? Sul fatto che noi ci rispecchiamo negli altri, ma poi non è che agiamo come gli altri. La problema di quindi in questo modo sembra che appunto l'azione libera esista. Io non riesco, il neurone specchio è un'attività totalmente passiva di cui non siamo inconsapevoli, totalmente inconsapevoli. Questa è una forma, questo lo scrive anche Galese, è una forma di conoscenza totalmente inconsapevole, non verbale, che noi acquisiamo del mondo
e che ci determina in quello che facciamo. L'esempio, per esempio, viene portato, no, è l'esempio che viene portato da un che cita Rizzolatti nel suo libro, è un allievo che suona il violino. Ecco, per imparare a suonare bene, rapidamente, quello che lui deve suonare, lui non soltanto deve sentire il maestro che suona, lo deve vedere, perché anche in queste attività noi per esempio ci stupiamo sempre, almeno io, quando vedo, non so, Rado Lupo o questi che suonano, o Brendel che suonano 2-3 ore al pianoforte senza lo spartito. Non è soltanto la memoria, una forma di memoria musicale, è anche una memoria meccanica, esiste anche questo. Quindi il neurone specchio, ad esempio, un'altra cosa vista nei neuroni specchi è questa: se noi guardiamo uno strumento, questo è recente, questa è la descritta gallese, se noi vediamo uno strumento, una forbice, un martello, soltanto a vederlo, si mettono in movimento tutti i meccanismi necessari a usare quel movimento, ad esempio una forbice o un martello. Quindi, come se ogni intenzione, come se ogni osservazione fosse di per sé intenzionale. Ma tutto questo sfugge totalmente al nostro... Poi che noi usiamo la forbice, no, questo è un altro discorso. Ma il io questo ho citato i neuroni specchio nel contesto della libertà per dire come il mondo esterno condizioni le nostre scelte. Tu sai, da Edelman in poi, è una teoria contestata, ma per certi aspetti non è contestabile, ogni percezione modifica la struttura del nostro cervello. Si pensa che la percezione appunto diventi consapevole nel momento in cui il cervello è modificato. Per cui, dice Edelman, la percezione non è tanto un atto di conoscenza quanto un atto di, lui dice, creatività, perché modifica la materia. Allora, se questo avviene anche in queste percezioni non coscienti, che sono i neuroni, l'attività dei neuroni specchio, il mondo condiziona, trasforma continuamente la sostanza del nostro cervello senza che noi ce ne accorgiamo. Poi che decidiamo di fare le cose altre, questo non ne vedo il legame. Per me il fatto di condizionamento, quindi che riduce anche da questo punto di vista la nostra libertà, quello che noi crediamo di poter essere liberi, cioè non condizionati, è anche questo. Noi siamo condizionati dal mondo senza saperlo. Questo per me è la grossa parte dei neuroni specchi, oltre che poi spiega, non so, i fenomeni dell'imparare non so, no. Io sono stato 10 anni accanto a un grande chirurgo per imparare a fare il chirurgo, ed è quella della simulazione, no? di vedere uno che lavora per imparare a fare quello che fa lui. Cioè, io non so se mi sono spiegato. No, è chiaro. Per insomma, me questo condizionamento è così. Molto meglio. Mi pare di capire la sua e quella di chi nega in qualche maniera, o meglio ridimensiona molto il libero arbitrio proprio alla luce di conoscenze scientifiche che in parte però invadono anche il campo delle scienze umane, per il punto si parla. Non c'è dubbio. E invece De Caro ritiene che dobbiamo, sembra che sia questo, che dobbiamo, che è una condizione troppo preziosa. Ma appunto, visto che c'è questo dissidio, se volete fare voi delle domande, prego. C'è un microfono, lo usiamo questo. Ah, mi sento, guarda il microfono. Sì, meglio, va così. Ringrazio il professore perché spiegare la neurobiologia nel tempo che le hanno insegnato e in maniera così lucida come l'ha fatta lei, bisogna veramente avere delle doti. Ci vogliono 45 settimane, non 45. Appunto. Una cosa voglio che è risaltata nei discorsi, no? Cioè, è mancato, per motivi di ragione, l'apprendimento, cioè come mai le nostre decisioni, cioè la libertà, è un atto che deriva dalla nostra, diciamo, il nostro sé, come lo chiamano le neuroscienze, non dal nostro io. Perciò dipende dalle esperienze che abbiamo avuto. Le neuroscienze dicono che il 20% del nostro sapere viene dalla natura, ci viene tramandato dai geni, il resto ci viene dato dal mondo esterno. Ma la cosa che
ma tornando al discorso che diceva il signor, cioè l'inconscio, le neuroscienze sono resi conto che l'inconscio freudiano esiste ed è dimostrabile, non solo, ma gran parte, secondo Damasio, Antonio Damasio, secondo Joseph Ledoux, l'inconscio, la gran parte del nostro sapere è inconscio, noi prendiamo delle decisioni che sono inconsce, non solo, ma alla base della razionalità sta l'emozione. Non so se lei lo conosce, professore, l'esempio che senza emozione non c'è razionalità. Ecco, volevo che lei dicesse qualcosa su questo argomento qua. E poi smettiamo di fare la distinzione fra umanesimo e scienze. Perché se per umanesimo si intende la superstizione o il non sapere, vabbè, allora quello è l'umanesimo. Ma se per umanesimo si intende il sapere, la verità, allora la scienza è veramente umanesimo. Grazie e scusate. Grazie. Ma per me è difficile, anche perché non mi sono mai occupato molto di psicanalisi, incontro di queste cose. Io so che Freud era rigorosamente un materialista, un riduzionista, un fisicalista, per lui l'inconscio era una parte dell'attività del cervello. Non so, la domanda che lei faceva è per quale ruolo gioca l'inconscio nella volontà? Il battito del cuore, non del battito, non è che mi dico, il nostro cervello si fa il cuore di battere, di respirare, al metabolismo, di funzionare. Sono ordini, il cervello lo fa perché ha degli ordini inconsci. Così come noi tendiamo a dimenticare, io per esempio ho avuto un incidente con un cavallo, no? Stava per uccidermi. Tempo fa un mio amico mi ha proposto di acquistare un maneggio, veramente un grosso affare, era fallito, un corpo. Io lo sapevo che facevo un grosso affare, però non ho acquistato il maneggio. Per l'antica paura del cavallo. Ma questo è dimostrato dagli sì. esperimenti che fa il professor Damasio con le carte, il gioco delle carte, cioè quelli che hanno avuto delle lesioni che gli tocca la parte emozionale, perdono la razionalità, cioè senza emozione. L'equazione è niente emozione, niente razionalità. E questo è dimostrato, non è una cosa, non è così. Per quanto bisogna stare molto attenti anche nelle opere di Damasio, ma anche quelle prese, lei sa, non so, la neurofisiologia contemporanea, la neurobiologia, sono nate con le lesioni della guerra franco-tedesca del 1870, perché fornirono una massa enorme di infelici. Ma bisogna stare attenti perché nei cervelli lesi cambia il meccanismo, cioè è sì possibile, si vede una lesione del sinistro, il paziente non riesce più a parlare, ora è il centro del linguaggio. Ma da questo poi a ricavare le modalità del funzionamento di un cervello sano, questo è un salto che non bisogna fare, mai. Capisce? Non so se mi sono spiegato. Il cervello leso funziona diversamente da quello sano, non si può estrapolare questa metodologia. Sì, ma che l'inconscio penso si possa mettere all'interno del fatto emotivo del sistema limbico. Insomma, se lei ha avuto quel dramma che ha avuto, quello è stato depositato nella coscienza, nella memoria affettiva, e quindi condizionerà la sua vita per sempre. Non so, ma guardate queste sensazioni che sono memorizzate dall'amica della... No, dall'amica, la con la memoria non c'è. Sì, beh, è l'ipocampo. La paura, sì. Trasmette l'ipocampo. Poi, quando poi arriva il trauma, l'amica addirittura salta tutta la parte razionale del cervello, va addirittura a aumentare. Adesso purtroppo non possiamo entrare in adesso sì, chiedo scusa. No, figuriamoci, no, mi sembra che abbia fatto risposta, ma c'è l'altra parte della domanda che io credo che. No, volevo anche aggiungere una piccola cosa. Io voglio leggere questa idea del appunto umanesimo contrapposto al commercio, questa è una cosa che non ha convinto, nessuno, credo non convinca nessuno di noi, ma mi chiedo se quella sorta di imperialismo che dicevo prima non sia in fondo compatibile benissimo con l'idea che, cioè, quello che io penso della naturalizzazione, no? Quando si dice appunto che anche le scienze umane possono essere spiegate, ridotte, abbiamo pure i termini che vogliamo, a delle scienze come la biologia o addirittura dice che la fisica poi alla fine è quella che spiegherà tutto. Ma io però a tutti questi sconfinamenti non sarei per niente
contrario, cioè nel senso che per me vanno bene entrambe le cose, va benissimo che la biologia, la neurofisiologia entri nel campo umanistico, ci spieghi un sacco di cose, ce ne approfondisca e magari falsifichi anche certe teorie che fanno parte invece del patrimonio umanistico, e mi va benissimo che invece altre cose non vengano spiegate in quei termini lì, finché, almeno finché non vengono ridotte. Ma non lasciare sempre aperta la strada al riduzionismo, cioè nel senso che mi sembra più liberale essere, è ancora più liberale, come dire, essere aperti al fatto che certe scienze potranno un giorno confluire. Insomma, sono appena stati dati i premi Nobel e quasi tutti riguardano l'RNA, insomma, sia quelli della chimica che quelli della biologia, no? Per esempio, cioè vuol dire che c'è ormai una commistione tra le varie scienze, ci sono sconfinamenti continui, è vero, sono varie e sono pluraliste, ma sconfinano anche continuamente l'una dell'altra. Infatti io sono d'accordo con questo secondo tuo intervento, il primo che mi hai attribuito non ero d'accordo, sono d'accordo con questa posizione, nel senso che, ad esempio, la questione dei neuroni specchio cosa dimostra? Sostanzialmente dimostra che c'è una base biologica dell'empatia, ma questo, essendo uno naturalista, deve essere soddisfatto di questo, cioè che l'empatia ha un fondamento neurologico. Mi sarei sorpreso se non fosse stato così. Quindi quello che voglio dire è, questo spiega però tutto ciò che ha a che fare con i processi di socializzazione, di simpatia o di reciprocità? No. Quindi da una parte di nuovo confuta quelli che appunto hanno una visione dualistica, per cui per esempio cercano di fondare questo tipo di atteggiamenti su un'idea cartesiana della mente staccata dal corpo, e quello è falsificato, ma per quanto riguarda uno che invece ha una visione plurale della spiegazione dei comportamenti umani, va benissimo, quelli che tu chiami sconfinamenti vanno benissimo, nel senso che sempre più ci sarà bisogno di esperimenti come quelli di cui ha parlato Arnaldo Benini, che ci dimostrano qual è il sostrato fisico del nostro essere umano. Il problema è che non va bene nel riduzionismo, non è il riduzionismo a posteriori, ciò che è ridotto ci mancherebbe che lo rifiutiamo, sarebbe antiscientifico, è il riduzionismo a priori, di chi dice la biologia si riduce alla fisica, la psicologia si riduce alla biologia, quindi tutto quanto è fisico, quindi la libertà non c'è, perché così ragionano i riduzionisti, e questo non va bene, questo è antiscientifico, il riduzionismo a posteriori va benissimo. Volevo dire il problema dei neuroni specchio non è soltanto quello dell'empatia, è solo un aspetto, però interessante. Sì, anzi, infatti io non ho avuto tempo, avevo portato due casi di neuroni specchio in pazienti autistici. Una volta l'autismo era considerato una malattia, un'alterazione dovuta a cattiva educazione, cattive abitudini, oggi si vede che i cervelli di queste persone sono diversi dagli altri, e quindi tant'è che dall'autismo non si guarisce mai, cioè, proprio perché è una lesione di tipo congenito. Quindi non è soltanto l'aspetto affettivo, è proprio una forma di tipo conoscitivo. Quindi il violinista che impara non soltanto sentendo, ma vedendo il maestro che suona, impara molto meglio e molto più rapidamente. Che dal disco, per esempio. Che soltanto ascoltandolo. Sì, certo, però questo rimanda anche a un altro elemento. Forse siamo troppo abituati a vedere la libertà come una deliberazione in cui di botto prendiamo, certo, facciamo una decisione. Allora, se io dovessi veramente cercare una sintesi di quello che avete detto entrambi questa sera, io inviterei a leggere un classico della filosofia, che è l'Etica Nicomachea di Aristotele. Cioè lì è chiarissimo che quello che lui considera le virtù, quello che lui definisce come le virtù, sono appunto delle abilità che noi decidiamo di coltivare, che sono già in qualche modo dentro di noi, però le possiamo coltivare in modi diversi, no? Poi c'è chi vuole coltivare le sue abilità musicali, chi vuole appunto coltivare altre capacità, oppure anche virtù diverse, il coraggio, la prudenza, eccetera, sono comunque cose che si apprendono. Per cui quando Aristotele ci dice che noi dobbiamo sviluppare delle attitudini che ci rendono capaci di distinguere qual è l'azione giusta e l'azione sbagliata in certe cose. Se non abbiamo quelle attitudini, che a me ricordano molto le cose che proprio anche sui neuroni specchio, cioè io scelgo di diventare, di coltivare una certa abilità piuttosto che un'altra, e se però non ho coltivato quell'abilità non saprò scegliere, non saprò neanche scegliere liberamente, non saprò neanche distinguere bene. Allora forse è proprio questo, no? Tra l'altro non a caso quell'opera lì iniziava dicendo che poche delle persone colte sapevano distinguere il grado di esattezza delle varie materie, no? Che si vanno trattando, qui credo che sia, questo sia forse uno dei potrebbe essere lo slogan addirittura, no? Di un naturalismo
sì, liberalizzato, ma che però appunto ammette anche tutti questi sconfinamenti. Non so se ci sono altre domande. C'è nessuno di lui, aveva alzato la, però insomma facciamo queste tre domande. Quante sono? Tre? Ecco, e poi chiudiamo. Prego, prego. Se vuole venire anche qui fa. Sì, posso anche parlare se sì. Va bene, parlo. Sì. Non so se per la registrazione. In mezzo. Facciamo quello. No, era sempre a proposito di questi neuroni specchio, no? Io mi stavo chiedendo, il professore diceva che l'attività di questi neuroni in qualche modo condiziona le scelte, però noi siamo condizionati anche dal passato, dall'esperienza, dall'apprendimento. Allora la domanda era questa, se facciamo l'ipotesi che invece della sua ipotesi iniziale, per cui noi siamo chiusi dentro noi stessi, il nostro mondo siamo noi e noi siamo il nostro cervello, se proviamo a immaginare che invece noi siamo anche la relazione tra le persone, cioè la persona appunto che non ha relazione con altre è una persona di solito monca, una persona di età che non è completa, no? Appunto. Allora, se invece immaginiamo che noi, la persona sia anche data non soltanto dall'attività del suo cervello, ma anche da questa attività empatica con altre persone, e quindi che sia data dalla relazione, probabilmente l'idea della, cioè voglio dire, siamo meno determinati perché in un contesto più complesso come può essere quello della relazione, la scelta che noi facciamo può somigliare di più alla scelta che fa il caso, che fanno gli elementi determinanti in un, non so, nel caso per esempio dell'evoluzione, no? E quindi può essere qualcosa che tutto sommato segue delle regole che non sono così rigide, e quindi mi sono espresso forse male, però volevo dire che forse nell'ipotesi che noi non siamo chiusi nel nostro cervello, ma che siamo esseri relazionati, probabilmente si creano spazi di libertà in più. Forse raccogliamole tutte e tre queste domande in maniera che... Prego, è anche la signora. La domanda è un po' come quella del signore che mi ha preceduto. Proprio questo fatto, sono d'accordo con lei sul fatto che noi siamo la realtà, conosciamo la realtà che siamo noi, no? Siamo noi. Non solo io che lo dico, la rappresentazione. Il contesto generale della neurobiologia. La neurobiologia, che poi piano psicologico riguarda anche la rappresentazione mentale di tipo di Piaget, tanto per ritornare. Però questo fatto della relazione, che non è solo con l'altro essere come noi, che ha il nostro stesso cervello più o meno, ma anche con quegli altri esseri di quel mondo che dice oggettivo che non c'è, no? Altri animali, la stessa geologia. Cioè, questa relazione che ci porta a una complessità in cui il nostro cervello effettivamente, cioè, potrebbe non essere libero, però allo stesso tempo diventa sempre più cosciente. Cioè, non ho ben chiaro questo però. E allora io posso rispondere subito, casomai, perché altrimenti poi mi sfugge tutto. Quello che volevo dire io, non, quello che le scienze, la neurobiologia sta cercando di è una specie di messaggio che vuole pian piano dare. Non è che non esiste il mondo esterno, non è che noi non siamo, questo è vero, sono assurdità che non hanno senso, ma il mondo esterno viene rielaborato dentro di noi, con i nostri organi di senso, i nostri meccanismi cerebrali, tutto qua. E noi viviamo non nel mondo di qua, ma in quello che abbiamo, che del mondo esterno diventa dentro di noi. Io le faccio un esempio semplicissimo. Lei sa, questo è dimostrato già dalla fine dell'Ottocento, che i colori nel mondo non ci sono. I colori sono solo dentro, sono degli espedienti che la corteccia visiva ha creato per distinguere delle diverse fonti di lunghezze d'onde diverse, così come i suoni non sono all'interno delle orchestre, sono qua dentro nelle nostre aree di tiro. Questo per dire, quindi il mondo esterno è fatto, il mondo esterno è un come dire, un'oscillazione di grigio, poi sono i nostri centri delle discriminazioni che creano i colori. Questo per dire, insomma, quanto è diverso il mondo esterno dal mondo che ci creiamo all'interno di noi. Ma noi viviamo dentro il mondo che abbiamo creato noi, di cui fanno parte anche le relazioni fra le persone sono una parte enorme della nostra esistenza, ma
ma sono quello di cui il nostro cervello è capace di fare. Non sono non so se mi sono spiegato. È la stessa domanda, risposta che davo alla persona, è la stessa. L'empatia, no? Di cui si parlava prima. L'empatia è una forma di è una forma di reazione del cervello a quello che vede. Se questa, ecco, nell'autista questa reazione non è possibile, perché manca una parte del sistema limbico, eccetera. Questa manca. Quindi l'autista non riesce a stabilire del mondo, ha una visione diversa, perché gli manca una particolare struttura, che è quella di capire la sensibilità, la psicologia degli altri, insomma, o lo stato d'animo altrui. Il suo mondo è fatto senza la psicologia degli altri. E lui vive dentro questo mondo. Questo mondo lei non lo può cambiare mai. Quale che sia il rapporto che lei cerca di stabilire con questa persona, perché gli manca la struttura per capire. Mettiamo la luce su di lei, chi deve essere libero? No? Sì. Io la proposta era che sia libera la relazione che ha la persona, invece che il suo cervello. Le confesso che non capisco cosa significa. L'unità, cioè ciò che tiene unito in un certo senso, perché è unità, no? Non è che uno vada dal mondo animale al mondo vegetale, cioè. Ecco, questo per lei da che cosa deriva? Ripeto, per favore. Nell'ambito anche della relazione, quindi di una complessità, di una visione della complessità della scienza e non della linearità, ad esempio, no? Che uno può aver detto relazione. Che cosa tiene unito il mondo? Anche nell'ambito di quello che è la nostra conoscenza. Lei ha letto il Faust di Goethe lì, la domanda che è fuori. Qual è la sostanza profonda che lì c'è? Cioè, infatti fanno fare il filosofo. Ti faccio fare un mestiere che non è il mio. Però c'era un'ultima domanda, adesso forse riusciamo a rispondere insieme. Prego. Sì. Sì, a proposito dell'ultima caratteristica di Aristotele, sì. No, io penso che però il problema della libertà sia stato impostato, definito, e come noi anche lo pensiamo tuttora, da in epoca, cioè dalla tradizione giudaico cristiana, nel senso che ritengo che sia stato impostato in questo senso, almeno nel grado che l'uomo ha di spostarsi da una norma. Poi dopo chiaramente è stato pensato in maniera diversa a seconda appunto dell'epoca, però noi secondo me ci poniamo sempre in questo tipo di ottica. Infatti mi è piaciuto l'intervento su Raskolnikov all'inizio, perché penso che Dostoevskij abbia poi in maniera radicale pensato questo tema. Trovo parallelamente che il problema della libertà invece sia ad esempio assente o marginale, ad esempio, rispetto alla filosofia greca o alla filosofia latina, o oppure ad altri pensieri che però si muovono sempre strani rispetto alla tradizione giudaico-cristiana, ad esempio la filosofia orientale. Sì, no, sicuramente non è che Aristotele si ponga direttamente nel, come dicevo, nel problema della libertà, però ci può aiutare, non intendevo questo, intendevo dire che vista la descrizione che le stesse neuroscienze e la neurofisiologia sta dando degli esseri umani, forse effettivamente Aristotele aveva capito molte cose, cioè aveva capito che appunto qual è il meccanismo delle nostre pratiche, cioè del fatto di essere appunto animali molto pratici che hanno bisogno di coltivare alcune virtù, cioè non è che noi abbiamo l'idea di cosa e quindi la questione non è che riguarda in qualche senso Dostoevskij, nel senso che cerchiamo di fare l'azione giusta, poi quando l'azione giusta invece non la facciamo cerchiamo di capire come mai, cos'era andato storto. Allora può anche essere che un soggetto semplicemente non aveva sviluppato quelle attitudini adatte a compiere l'azione che tutti quanti riconosciamo essere quella giusta, perché lì non c'era la luce, no? Cioè, in quel caso non viene iniziato. Quindi mi sembra un modo più complesso di ridefinire anche la libertà all'interno della responsabilità e all'interno del nostro agire pratico. Il resto, vabbè, sono
discussioni poi riguardano diverse culture. Il problema è che sì, forse sì, io questo non saprei rispondere, però forse davvero la nostra tradizione ebraica cristiana che ci ha in qualche modo spinti a drammatizzare le scelte da un modo di vista temporale, probabilmente. Sì, sì, no, però se noi prendiamo sul serio proprio l'idea che come esseri umani fisiologicamente siamo fatti in un certo modo, mi sembra che Aristotele avesse capito bene poi questo dove ci porta, ecco, anche rispetto alla direzione che diceva Descartes, no? Cioè c'è anche una distinzione tra ciò che ci sembra sensato descrivere in maniera esatta, come appunto le scienze matematiche, no? E che cosa invece non deve essere esatto, certo, proprio costitutivamente, appunto la virtù, lo sviluppare una certa virtù, una certa capacità, se fosse esatto sarebbe completamente bloccato, non si capirebbe in che modo potrebbe accrescersi e potrebbe mettersi anche nella condizione di scegliere. Questa era un po' l'idea, ma era un'intuizione, semplicemente ascoltando le due relazioni mi veniva in mente questo, poi non so, magari poi effettivamente ci sono una serie di sfumature che sfuggono comunque, però devo dire che aggiungendo poi quell'altra considerazione che va proprio nella direzione di una sorta di epistemologia liberalizzata. Stiamo attenti quando discutiamo appunto da persone colte, diceva Aristotele, a non confondere i piani. Sì, possiamo fare gli sconfinamenti, ma sono difficili da fare, perché tutti gli sconfinamenti che fanno le neuroscienze sono cose complicate, che sono discutibili, a volte vengono fatte in maniera rozza, si vede, insomma, vengono subito confrontati, oppure non portano da nessuna parte, non ci rendono delle buone descrizioni di come siamo fatti, di come è fatto il mondo. Voi volevate aggiungere qualcosa e poi chiudiamo? No. E allora chiudiamo qua, vi ringrazio tutti, grazie dell'ospitalità.